scuola era stato cancellato. Un anno dopo siamo nella stessa situazione, dopo ormai quasi 2 anni di incontri con il comune, ancora una volta non siamo riusciti ad arrivare a capo di una risposta definitiva. Ci siamo visti con l'ultima volta con il comune il 4 di settembre di quest'anno. Il comune ci ha detto chiaramente che la delibera approvata nel luglio del 2012 sarebbe stata applicata alla lettera e quindi sostanzialmente ci hanno detto che il trasporto sarebbe stato cancellato. Dopodiché nello stesso incontro l'assessore Cappelli ci ha garantito una visita, un sopralluogo alla scuola per capire le ragioni che noi da anni sosteniamo, cioè il fatto che comunque la scuola è in una situazione abbastanza complessa dal punto di vista della viabilità, non è raggiunta comodamente dai mezzi, come sapete anche la 42 barrata che è stata inserita nel piano dopo lo sviluppo del nuovo piano dell'M5 da parte di ATM era stata in realtà cancellata, quindi la scuola non era sostanzialmente servita neanche dai mezzi pubblici. E alla fine l'assessore è venuto a scuola a fare il sopralluogo, ma da quel momento noi non abbiamo avuto nessun tipo di risposta ufficiale. Abbiamo deciso quindi ieri, come forse qualcuno di voi saprà, di manifestare il nostro dissenso nei confronti di questa amministrazione e abbiamo fatto la nostra marcia di accompagnamento dei nostri bambini a scuola a piedi, facendo un tragitto all'interno del quartiere Niguarda. Detto questo, siamo qua ancora una volta per sollevare il problema. So che molti di voi sono sensibili all'argomento, ci hanno supportato l'anno scorso e credo che, spero che anche quest'anno, ma credo che sarà così, ci sosterrete in questa battaglia. Vorremmo che il Comune ci desse finalmente una risposta definitiva a quello che noi consideriamo un problema del quartiere, cioè non è un nostro capriccio, non è un volere assolutamente una comodità, è tutto il contrario. Stiamo cercando di spiegare a questa amministrazione che ha fatto anche in campagna elettorale promesse dal punto di vista dell'abbattimento dell'inquinamento, del traffico, eccetera, che questo è un modo per andare in quella direzione. Che togliere davanti alla scuola 70-80 macchine che sono quelle che accompagnano i bambini a scuola è importante tanto quanto. Grazie. Grazie. Non ci sono altri cittadini? Luminare? Ok, trovato. Do la parola al signor Giovanni Garofalo che ci illustrerà il problema di illuminare natalizie in Bonatti, Pellegrino, Rossi e Stesano. Grazie, buonasera. Volevo solo avere un chiarimento in merito alla possibilità di installare queste luminarie sulla tratta che ho indicato, in quanto abbiamo saputo da diverse persone che sarebbero a disposizione in parecchie vie di Milano delle vecchie luminarie a LED che erano state utilizzate nella precedente giunta. Diversi operatori commerciali del quartiere chiedono la possibilità di poterle utilizzare e eventualmente capire come poter accedere a un'eventuale domanda con installazione anche a nostro carico. Ecco. Grazie. Grazie, naturalmente ha lasciato i suoi riferimenti, riceverà la risposta. Do la parola al Presidente Quattrociocchi. Sì, ieri volevo informarvi che ieri c'è stata una commissione commercio a Palazzo Marino nella quale si è affrontata la questione della movida che in parte coinvolge anche la nostra zona e tutta una serie di regolamentazioni che riguardano appunto queste aree. Nella nostra zona sono coinvolte Corso Como, Piazza 25 Aprile e poi successivamente sarà coinvolta ovviamente anche la Valtellina
e una parte dell'isola. Quindi questa regolamentazione poi successivamente, dove ci saranno altre commissioni, vi darò anche il materiale perché riguarda appunto la nuova regolamentazione che viene formulata a livello milanese per quanto riguarda le cosiddette aree della movida. Per quanto riguarda le luminarie, anche ieri si è discusso in commissione e a Palazzo Marino, domani va in giunta la delibera per quanto riguarda le luminarie, che è una società, l'unica società per tutta Milano, gestirà sostanzialmente tutte le luminarie di Milano, ma anche alcune piazze, che tra l'altro sono in parte coinvolte dall'assessorato. Abbiamo delle luminarie che saranno presenti sicuramente su Piazza Gaio Lenti, 25 aprile, Affori e quant'altro. Ci sarà questa società che gestirà sostanzialmente le luminarie su tutta Milano, ma non solamente le luminarie, ma anche per quanto riguarda lo sport, il tempo libero, e quindi faccio l'esempio, in Piazza Duca d'Aosta ci sarà una pista su ghiaccio, in Piazza Gaio Lenti è previsto il curling, anche in Piazza Gaio Lenti, oltre al curling, ci sarà probabilmente anche un mini golf, ci sono tutta una serie di attività che vengono attivate direttamente dagli assessorati, quindi c'è un'attivazione appunto per il bianco inverno in questa direzione. Presidente Tucci. Sì, grazie, buonasera. Ma intanto volevo portare volevo relazionare in merito a una riunione che c'è stata settimana scorsa presso l'assessorato ai servizi sociali. Si è aperto un tavolo per l'organizzazione della seconda festival dei beni confiscati alla mafia, che vedrà la cittadinanza e le zone interessate a partire dal 7 di novembre fino al 10, con l'ultima giornata dei beni confiscati alla mafia. In quell'occasione, oltre alle realtà Libera e altre realtà che operano già in questo campo, abbiamo avuto notizia che in zona 9 si aprirà un ulteriore spazio confiscato alla mafia, esattamente via Santa Marcellina numero 4, ed è un'associazione che opera con le forze dell'ordine che sono rimaste contuse con invalidità o altro, ma sarà un'associazione che lavorerà sul territorio, col quale abbiamo già avviato dei contatti proprio per iniziare a collaborare in zona insieme a loro e agli altri spazi che sono stati sottratti alla malavita e quindi portati a Napoli. In quell'occasione abbiamo presentato il progetto che come Commissione Sport stiamo portando avanti in merito proprio ai fatti accaduti all'Iseo 2 anni fa, e quindi anche lì si tratta di un atto malavitoso, e abbiamo avviato delle relazioni per collaborare anche in futuro con queste realtà. Intanto domenica 27 all'Iseo, partendo da Villa Litta, ci saranno 4 frazioni di staffetta per cui tutti i cittadini sono invitati, e sono state già contattate alcune scuole che parteciperanno, e quindi più cittadini parteciperanno meglio è. La giornata del 10 di novembre che intaccherà la zona 9 non solo vedrà un rinfresco e un'iniziativa all'interno del bar che ha eliminato le slot machine, poi ci sarà un'altra iniziativa all'interno dello spazio confiscato alla mafia e aperto l'anno scorso, ma la manifestazione conclusiva si svolgerà al Seo,
dove ci sarà una partita o più partite di rugby, e nel pomeriggio ci sarà la presentazione di un libro, un calcio alla mafia, cioè un calcio, adesso il titolo non lo ricordo bene, ma comunque ci sarà la presentazione di questo libro, dove saremo presenti anche come consiglio di zona, e quindi è importante che anche in quell'occasione la cittadinanza sia presente. Nel frattempo lavoriamo per un progetto che si andrà ad attuare in primavera, sempre sulla legalità e contro la malavita organizzata, mafia, 'ndrangheta e quant'altro, con più realtà sportive della zona e con le associazioni come Libera, come Comunità Nuova e altre che già operano in questo senso. Quindi sarà un progetto che metteremo in piedi adesso per l'anno futuro. Prima di concludere volevo presentare una mozione urgente in sintonia con quanto espresso poc'anzi dal coordinatore dei genitori della scuola Cesari, che hanno organizzato la manifestazione, il corteo ieri mattina, partendo da Piazza Belloveso e accompagnando i bambini fino alla scuola, per segnalare appunto il disagio e per segnalare anche le problematiche che si potrebbero riscontrare qualora lo scuolabus venisse soppresso definitivamente. Io ero presente, per cui ritengo che questa manifestazione, come quella dell'anno scorso, vadano sostenute, perché sono nell'interesse dei cittadini. Una mozione urgente che poi passerò a raccogliere le firme, se raccoglieremo le firme sufficienti la discuteremo questa sera, se no. Premesso che ieri mercoledì 23 ottobre 2013, ancora una volta i genitori della scuola Duca degli Abruzzi hanno organizzato una marcia che accompagnava i propri figli a scuola come forma civile di protesta contro la decisione dell'amministrazione comunale di sopprimere il servizio scuola bus. Un servizio, quello del trasporto scolastico, importante e necessario sia per le famiglie degli alunni che per il quartiere di Niguarda. Un servizio collettivo di chiara utilità sociale, per il quale le famiglie che ne usufruiscono pagano una regolare tariffa e che una politica attenta ai bisogni dei cittadini dovrebbe tenere in considerazione come modello per incentivare la riduzione dell'uso dell'auto e assicurare una migliore vivibilità a tutti i cittadini del quartiere. Purtroppo, ieri abbiamo constatato come si preferisca l'esatto opposto di quello che è il buon senso, di quello che sarebbe il buon senso. Il trasporto alunni per la scuola primaria Duca degli Abruzzi di via Cesari è stato assicurato dal Comune di Milano da 100 anni a questa parte, anche grazie all'impegno e alle mobilitazioni delle famiglie. Dal momento in cui i genitori hanno dovuto ancora una volta scendere in strada per rivendicare un servizio, è evidente che l'unica soluzione individuata dall'amministrazione sia quella della cancellazione del servizio stesso, senza tener conto dei disagi che tale decisione, se mantenuta, produrrebbe sia alle famiglie degli alunni sia all'intero quartiere. Tale decisione appare grave pur nella consapevolezza delle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica dettate dalle attuali condizioni economiche, proprio perché recide, senza alternative valide, un bisogno collettivo così concreto e ben rappresentato dalla manifestazione di ieri. Il valore sociale rappresentato dal servizio di trasporto scolastico è evidente a tutti. Cancellarlo significa solo produrre, come inevitabile conseguenza, un peggioramento delle condizioni di vita materiali di numerose famiglie, oltre che di gravi ripercussioni sul traffico e sull'inquinamento della zona. L'assenza delle istituzioni più vicine ai cittadini, al fianco delle famiglie, rischia altresì di essere interpretata come una disattenzione ai loro bisogni più concreti.
Altrettanto significativo è il riconoscimento di come il disagio provocato dalla marcia di protesta di ieri sia stato compreso con spirito di solidarietà dalle molte persone che si recavano al lavoro in auto o coi mezzi rimasti in coda al corteo in conseguenza dell'inevitabile rallentamento del traffico. Pertanto non si può stare a guardare. È infatti impensabile che ogni anno, in questo periodo, i genitori si debbano mobilitare a difesa del servizio scuola bus, perché è in atto una politica volta all'eliminazione di questo servizio senza aver chiaro dei disagi che produrrebbe alle famiglie in primis, ma anche al quartiere per il maggior traffico che si andrebbe a creare. L'amministrazione avrebbe dovuto mettere a disposizione anche un pulmino per il trasporto dei ragazzi diversamente abili, e anche questo non c'era, visto che ieri un genitore è arrivato a scuola accompagnando il figlio con la propria auto. Considerato che nella delibera di giunta numero 1567 del 20 luglio 2012 si parla di un'ulteriore riduzione fino all'eliminazione del servizio senza dare risposte alternative, considerato che negli anni il servizio scuolabus è stato già ridimensionato notevolmente, considerato che la via Cesare, dove è sita la scuola Duca degli Abruzzi, non garantisce un accesso facile e non possiede un'area da parcheggio adeguata, considerato che la scuola è ulteriormente penalizzata dal fatto che l'autobus, questo è un pezzo che va tolto, considerato che per far fronte ai disagi causati dall'utilizzo del mezzo privato per il raggiungimento degli istituti scolastici della zona è necessario modificare la delibera di giunta del 2012 e avviare un confronto con i genitori della zona per superare i problemi dovuti all'eccessivo utilizzo dell'auto, si chiede al Presidente del Consiglio di Zona 9 di adoperarsi con la Presidente della Commissione Educazione affinché l'assessore all'educazione Cappelli e l'assessore alla mobilità e trasporto Marani si possa aprire un tavolo di confronto anche con la polizia locale, invitando i vari comitati genitori delle scuole della zona di Guarda, Bicocca e Prato Centenario, al fine di trovare una soluzione definitiva e di continuità col servizio scuolabus fino ad oggi usufruito. Si chiede urgentemente la convocazione della Commissione Educazione per affrontare sia il servizio scuolabus ma anche il servizio che l'amministrazione dovrebbe garantire ai ragazzi diversamente abili. Grazie. Presidente Simi. Sì, grazie, buonasera a tutti. Farò delle comunicazioni relative alla mia commissione. Allora, come già annunciato più volte, l'assessorato insieme al Consiglio di Zona sta organizzando questa assemblea pubblica sulla Govisa Gasometri, come ho detto altre volte. Ci saranno ancora alcune settimane da attendere perché stanno organizzando insieme all'università, perché l'università ci deve dare nulla osta in quanto è molto probabile che si faccia all'interno della Bovisa, dell'università di Bovisa di Redurando, e potrebbero essere, do due date indicative che verranno confermate più avanti, potrebbe essere o sabato 23 novembre in pomeriggio dopo pranzo, oppure martedì 26 novembre sempre il pomeriggio, diciamo intorno alle 18-18.30 presso l'università di architettura della Bovisa. Questi potrebbero essere due date indicative che verranno evidentemente confermate più avanti quando ci sarà l'ok da parte anche dell'università. Poi ho un'altra comunicazione che ho già anticipato in commissione lunedì, purtroppo non l'ho detta sul discorso quando non ero assente, comunque vi ho già avvisato ancora verso i primi di ottobre durante le comunicazioni di un altro consiglio di zona, mi pare quello del 10 ottobre, esatto, che
si è costituito un gruppo di lavoro del Politecnico di Milano, però in questo caso di Piazza Leonardo da Vinci, non della Provisa, relativamente alla problematica degli scali ferroviari. Questo gruppo di lavoro ha già incontrato il Presidente del Consiglio di Zona e il Presidente della Commissione del Territorio per illustrare, diciamo così, i lavori che questo gruppo di lavoro vorrebbe intraprendere. L'Università ha fatto, diciamo così, un accordo con il Comune di Milano, l'ufficio urbanistico, per fare uno studio su tutti i vari problemi dei vari scali che ci sono a Milano. Per quanto riguarda la zona 9, gli scali che sono interessati da noi sono lo scalo di Greco Pirelli e lo scalo di Farini. Mi sento molto tecnico, ma questo cos'è? Che è il linico. Che cosa? Il Dipartimento dell'Architettura ha già contattato le varie associazioni che si muovono sul territorio, che sono conosciute sul territorio, che in qualche modo possono essere interessate a esaminare la problematica degli scali ferroviari e il loro possibile utilizzo per usi diversi da quelli che sono quelli ferroviari. E in questo ambito il Politecnico ha organizzato un workshop aperto chiaramente anche in questo consigliere di zona per il giorno 30 ottobre, mercoledì prossimo. Vi do le indicazioni ovviamente. Questo workshop si svolgerà il 30 ottobre alle ore 18 presso il Politecnico di Milano in via Bonardi 3, quindi quello storico. All'edificio 12 sarà riunione di secondo piano, durerà circa un paio d'ore e evidentemente si tratteranno un po' tutti gli argomenti, quindi non sarà solo la zona 9, perché ad esempio per Carlo Farini è interessata anche la zona 8, che è di fatto confinante con noi, la zona 2 che è confinante per quanto riguarda la Coppa Pirelli, e poi saranno anche gli altri scali che sono quelli di Porta Romana, quello di Rogoredo, lo scalo di Piazzale Tirana a Giambellino, lo scalo di Lambrate e così via. Quindi se un consigliere del gruppo, ovviamente non sarà assembleare, ma sarà un incontro, diciamo, abbastanza operativo, se vogliono partecipare, evidentemente il workshop non è certamente chiuso. Successivamente si scriverà, mi auguro, con una programmazione più definita, una serie di incontri tra il Consiglio di Zona, Comune di Milano e il Politecnico e eventualmente anche associazioni cittadini su questi temi per approfondire le problematiche e le eventuali proposte che possono nascere da questo incontro. Questo è quanto. Un'ultima comunicazione è quella che riguarda invece la Commissione del Territorio di lunedì prossimo, dove proseguiremo il dibattito su questi due temi, che sono da una parte il nuovo regolamento edilizio e dall'altra il piano dei servizi e il suo aggiornamento. Ricordo che per quanto riguarda il regolamento edilizio sono pervenute alcune osservazioni relativamente ai temi che abbiamo dibattuto. Mi auguro che arrivi questa sera, massimo domani sera, e eventuali altri contributi, perché lunedì intendevo discutere tutti i contributi per arrivare a finirne quello che possiamo dare come indicazione alla Commissione centrale, quindi per disporre la delibera al più presto per giovedì prossimo o quello successivo. Grazie. Presidente Veroni, chiedo cortesemente, questo fruscio in sottofondo è un pochino fastidioso, ve ne renderete conto anche voi, quindi chi ha delle necessità impellenti di dialogare col proprio vicino di banco può anche uscire dall'aula. Grazie Presidente, buonasera consiglieri, volevo dare due o tre comunicazioni e poi leggere un comunicato. La prima è che ho distribuito alcune brochure della Lega Italiana che lotta alla sclerosi sistemica progressiva
ai consiglieri che non erano presenti in commissione, poi ne parliamo magari nel dettaglio del punto all'ordine del giorno. Poi volevo portarvi a conoscenza dell'iniziativa Un aiuto per i senza tetto, che è, la trovate sul sito del Comune di Milano, che prevede per il 26 ottobre, sabato, dalle 9.30 alle 17, in 9 punti della città, una raccolta di generi di primo genere, coperte, sacchi a pelo, cappotti, giacconi, tutto quello che può servire per rendere meno fredda e meno intensa questo inverno. I punti in cui verranno raccolti questi effetti sono Piazzale Baiamonti, Piazzale Baracca, via Enrico Totti, la stazione FS di Lambrate, Piazza Argentina, via Mercadante, Viale Papignano, Piazza Sant'Agostino, l'Arco della Pace, Piazza Serimonti, angolo via Rettusa, Piazzale della Repubblica, Piazzale Maciachini, il tunnel tra via Tonale e via Pergolesi e Piazza Fontana. Sul sito trovate anche eventualmente dei numeri di telefono delle associazioni che si occupano di questo servizio. Volevo appunto portarvi a conoscenza di questo. Ci sarà il 26 ottobre sabato un primo intervento che verrà ripetuto sabato 26 novembre. Comunque sul sito del Comune di Milano trovate tutta la spiegazione. Poi volevo leggere a nome del Partito Democratico un comunicato che recita così: il gruppo del Partito Democratico di questo Consiglio di zona ritiene l'attuale legge sul contrasto all'immigrazione clandestina, cosiddetta legge Bossi-Fini, inadeguata, disumana, inefficace e antieconomica per il nostro Paese, anche e non solo alla luce delle tragedie avvenute nel Mar Mediterraneo nell'ultimo mese, con un così alto numero di vittime innocenti. Per questo si schiera in modo solidale e sottoscrive l'impegno di firmare la petizione proposta da Stefano Rodotà, che fra l'altro ha avuto l'adesione di illustri costituzionalisti, politici, uomini di legge e di cultura, per l'abolizione di questa legge. L'attuale gravissima situazione di crisi, conflitti e ribellioni nelle aree medio orientali, dell'Africa subsahariana e dell'area del Maghreb, oltre a quella del Corno d'Africa, ci fa temere un preludio di continuità del fenomeno, con potenziali conseguenze di nuove tragedie, nuovi morti innocenti, nuove sofferenze e disperazione, raramente viste prima d'ora. Il gruppo del Partito Democratico di questo Consiglio di zona, anche alla luce della votazione di ieri 23 ottobre con la quale il Parlamento europeo di fatto chiede l'abolizione della legge Bossi-Fini perché non allineata allo spirito e alle normative europee in tema di immigrazione, accoglienza e solidarietà, ritiene quindi con forza di appoggiare la richiesta di abolizione. Scusate consiglieri, è fastidiosissimo, io non riesco neanche a sentire il presidente Meloni. Chi non è interessato all'argomento, ai temi che vengono trattati, può cortesemente uscire. Chi rimane dentro può anche cortesemente tacere. Grazie presidente, finisco quindi dicendo che ritiene quindi con forza di appoggiare la richiesta di abolizione di tutti i partiti e le forze presenti nel Consiglio di Zona 9 e tutte le persone che amano la vita in tutte le sue forme ed espressioni ad aderirvi firmando la petizione. Grazie. Grazie Presidente Motta, Presidente Meloni, Capogruppo Melone. Grazie Presidente. Avrei una richiesta da fare in merito alle comunicazioni che sono state fatte sia rispetto all'iniziativa per i senza casa sia anche rispetto al workshop che si terrà al Politecnico. Chiederei che queste comunicazioni, oltre ad essere fatte in aula, venissero inviate per posta elettronica a tutti noi, di modo che se non abbiamo fatto il tempo a prendere nota si riesca poi a prendere nota di queste iniziative e eventualmente partecipare. Ho una segnalazione da fare che mi è stata sollecitata sempre dai residenti di via Rebel 3, perché nonostante i sopralluoghi che sono stati fatti quest'estate, le diffide che sono state fatte dai vari organismi competenti, continua la situazione che era stata segnalata di disagio per il rumore notturno. Anche ieri notte, che era una giornata di pioggia, eccetera, sono andati avanti fino alle 1:30. E quindi la richiesta è di chiedere agli uffici centrali a che punto siano, cioè loro hanno chiesto degli adeguamenti, non si sa se sono stati fatti o non sono stati fatti, comunque non si rispettano gli orari.
La seconda cosa è che c'è la preoccupazione perché tra il 5 e il 10 novembre ci sarà il Salone Internazionale del Motociclo, e l'anno scorso durante queste giornate del Salone ci sono state delle iniziative sulle strade con anche, diciamo, dei rally notturni di motociclisti, quindi si vorrebbe evitare che questo avvenisse, quindi la richiesta è agli uffici centrali di capire se loro hanno concesso queste licenze per svolgere queste attività, di informare preventivamente il consiglio di zona per avere almeno un parere di preferenza. Grazie. Capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Io avrei voluto presentare una mozione come urgente, però a quanto pare sembra che non raggiungerà le firme. Si riallaccia al tema della disabilità che è già annunciata giovedì scorso, in cui abbiamo discusso anche una mozione riguardo la gratuità dell'accesso alle piscine per i disabili. Riforma del welfare, certificazione ISE per prestazioni di carattere sociale. E questa mozione parte dalla dichiarazione di Maiorino, che ha dichiarato che introdurrà l'ISE da gennaio 2014 per accedere ai servizi sociali del comune. E nell'articolo si dichiara: il mantenimento della gratuità delle prestazioni assistenziali di sostegno a chi ne ha diritto, possibilità per chi oggi si rivolge al privato di acquistare dal comune i medesimi servizi. Questo annuncio ha messo in subbuglio chi purtroppo è nella disabilità. In questi mesi al governo inoltre è in discussione un decreto legge al cui interno si tratta anche della rimodulazione degli indicatori che contribuiscono al calcolo dell'ISEE, strumento indispensabile per accedere ai vari servizi comunali e per stabilire le quote da pagare o l'eventuale esenzione. L'attuale metodo di calcolo dell'ISEE, tra le varie incongruenze, Presidente, è inutile che finisca di leggere la mozione dal momento che so che non verrà trattata come urgente. Salto al si chiede dicendo in questa mozione, quindi spero che comunque per il fatto che viene messa a protocollo possa comunque giungere alle orecchie dell'assessore Maiorino. E si chiede di non intraprendere percorsi sconosciuti creando allarmismi e ulteriori situazioni di disagio alle persone disabili e alle loro famiglie, di mantenere la metodologia adottata per i calcoli della quota per l'assistenza domiciliare indiretta attualmente in vigore. E questa qui, come avevo già preannunciato via mail, chiedevo che fosse discussa in maniera per via urgente, dato la delicatezza del problema, però a quanto pare, visto che è anche perché saltiamo il prossimo consiglio del 31 ottobre e anche perché i soli punti all'ordine del giorno sono 5, insomma un po' il dibattito dobbiamo pure guadagnarcelo piuttosto che andarcene a casa alle 9. Consigliere Luzzi. Spero di essermi tagliato il pane, anche se non è un po' presto, vabbè. Leggo una mozione che riguarda un tema già trattato anche dagli interventi prima di me, riguarda il ripristino del servizio scuolabus nella scuola di Cesare. Premesso che il servizio scuolabus che permette il trasporto dei bambini in tutta sicurezza alla scuola Cesare viene garantito dal Comune di Milano da molti anni. E si tratta di un servizio essenziale che permette a un numero di cittadini di quartiere di mandare i loro figli a scuola in tutta sicurezza. Considerato che inspiegabilmente il Comune di Milano ha soppresso tale servizio senza alcuna comunicazione né nella scuola né nella cittadinanza, che tale decisione ha creato un grave disagio ai genitori che usufruivano di questo storico servizio, che il malcontento dei cittadini è sfociato in una manifestazione da parte degli stessi mercoledì 20 ottobre. Tutto ciò permesso, si chiede che venga ripristinato il servizio di trasporto alunni alla scuola di Cesare. È una mozione urgente, chi vuole sottoscriverla, grazie. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera colleghi. Io questa sera non presento nessun documento, però vorrei rileggere un attimo.
tutte quelle interrogazioni che aspetta. Voi rispondete, cari colleghi, cari maggioranza, che noi come opposizione non portiamo gli solleciti neppure in aula. Noi siamo stufi di non avere una risposta. I cittadini vi chiedono, ci chiedono delle risposte. Datecele! Ci vuole tanto? Alcune sono arrivate, alcuni assessori hanno risposto, molti altri fanno finta di non sentire. Allora, io volevo dire alla Presidente e ai cari colleghi, consiglieri, ricordare le interrogazioni delle delibere votate a maggioranza in quest'Aula che aspettano un riscontro. Allora, io parto con l'ultima, però chiaramente l'abbiamo presentata all'inizio del mese, non potremmo neanche star qua e quindi la saltiamo. Allora, noi aspettiamo un riscontro importante che l'oggetto, come oggetto ha riscontri all'interrogazione del CD89. Come sapete tutti, cari colleghi, abbiamo un regolamento che dà delle indicazioni. E l'indicazione è quella che il comune deve rispondere entro 30 giorni a un'interrogazione, dovrebbe rispondere. Questa interrogazione l'abbiamo presentata solo poco tempo fa, 12 settembre, ma è emblematico, perché questa chiede proprio al comune, chiede conto il perché non risponde alle interrogazioni. E questa è un'interrogazione che darebbe risposta a tutti. Passiamo, poi aspettiamo ancora la delibera relativa alla richiesta del potenziamento di un campetto da basket in via Cesare, presentata il 5 settembre. Tra l'altro i lavori sono già iniziati, come sempre accade, il comune non avvisa neppure il consiglio di zona, neppure il proponente della mozione, né tantomeno i cittadini. L'altra invece parla delle assegnazioni ERP di via Sinigaglia. Nel mese del 5 settembre il capogruppo della Lega Nord, Luca Perego, presentò un'interrogazione relativa alle assegnazioni in via Sinigaglia. Siamo ancora qua ad attendere, perché la delibera è stata del 25 luglio, noi aspettiamo ancora che l'assessore ci dia riscontro. L'altra invece parla di un problema di sicurezza, caro Granelli, e parla della delibera relativa, sempre deliberata il 11 luglio, qualche mese fa, relativo allo spostamento dell'autonegozio situato in Viale Sarca Beccaro. Il problema qual è? Sapete qual è? Che qualcosa fa il comune, ma non ci dice nulla. Cioè, io so che sono state portate avanti delle azioni, magari seppur deboli, seppur magari insufficienti, ma perché non ci dà riscontro? Altra è una richiesta che abbiamo fatto di sopralluogo nella caserma Groffetti Mameli, chiedevamo di fare un sopralluogo, non ci è stato risposto. Altri sussidi di zona 9, si è fatta un'interrogazione chiedendo come mai, sì, poi dopo potete rimanere. E si è fatta un'interrogazione relativa ai sussidi di zona 9, questo è stato fatto il 27 giugno, questa interrogazione non è conseguente a una delibera, ma una richiesta per cui non si è avuto risposta ed era relativa a una richiesta che faceva il nostro gruppo e chiedeva al Presidente come mai dal sito di zona 9 erano sparite tutte quelle che erano le indicazioni, le informazioni relative ai sussidi, cioè come le modalità per partecipare, quindi era un'informazione che si dava ai cittadini. Non c'è stata data risposta. Un'altra interrogazione invece era riguardo il degrado dei parchi pubblici in zona 9. Si è data risposta anche collettiva, tra l'altro, del parco di Areberbera, ma scritto, in maniera scritta, non abbiamo mai ricevuto nulla. Questa parla invece di tutti i parchi di zona 9. Le telecamere in zona 9, abbiamo fatto un'interrogazione, c'è stata una risposta ad un'interrogazione da parte di un consigliere del comune di Milano, ma l'interrogazione zonale è rimasta in evasa. Altra interrogazione invece è relativa all'incrocio di Fulvio Testi con la Chiese, come interrogazione scritta, formalmente abbiamo avuto delle informazioni, ma ad un'interrogazione si chiede una risposta scritta. Non è mai giunta a questa interrogazione. Un'altra interrogazione tratta questa è importante, abbastanza importante, perché è stata
deliberata il 20 ottobre 2011, due anni fa, approvata a larga maggioranza, tratta della pericolosa presenza delle prostituzioni, della prostituzione in via Giogli, Fulvio Testi, era stata deliberata a maggioranza, non è mai arrivata una risposta. Questa è la seconda interrogazione che poi si è presentata, mai arrivata una risposta. Altra, l'ultima, questa invece, chiedo scusa, mi è arrivata l'altro giorno ed era relativa alla delibera richiesta di interventi di manutenzione della recinzione del verde presso l'asilo nido. Comunali e Suzzani ci hanno detto che non hanno fondi, quindi rimangono così come sono le situazioni della cancellata dell'asilo nido e del verde all'interno della scuola. Quindi io risollecito nuovamente il Presidente in zona, chiedo cortesemente di sollecitare, di scuotere gli assessori o chi ne deve rispondere, e per me è una figura brutta, cioè usciamo fuori proprio tutti quanti, perché è legittimo rispondere a degli atti che sono poi tra l'altro presentati, sono degli atti a volte deliberati a maggioranza, quindi per il rispetto che si ha sia per il consiglio di zona sia per il lavoro che fanno i consiglieri e l'impegno dei cittadini che ci sollecitano i problemi, vi ringrazio se avrete cura di farci questo sollecito. Grazie. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. Io volevo presentare una mozione che effettivamente poteva essere anche solo una segnalazione, ma visto il periodo in cui ci accingiamo ad entrare, ovvero inverno e dopo magari non riusciamo a far intervenire le squadre, e per questo chiedo anche l'urgenza se la vogliate firmare, relativa al manto stradale in via Cesari. La settimana scorsa mi è arrivata una mail dall'amministratore di condominio che mi segnala una profonda deformazione dell'asfalto nei pressi del Civico 7. Tutta la via Cesari effettivamente è danneggiata, ma quel buco ha causato lo staccamento del cornicione della facciata della casa, che si ritrova con la buca davanti, e siccome hanno tutta l'intenzione di fare l'intervento, se riescono già quest'anno o al più nella primavera del 2014, se noi non di contro non gli facciamo trovare l'asfalto in una situazione corretta, ci ritroviamo esattamente allo stesso problema tra 4 mesi. Ora, in questo caso credo che l'amministrazione e il condominio intervenga di per sé, però poi credo che se il comune non dovesse intervenire potrebbero anche esserci risvolti legali da parte del condominio nei confronti del comune, visto e considerato che è l'avallamento e il passaggio dell'autobus che, spostando l'acqua, ha scavato la facciata. Pertanto, se volete, è una cosa velocissima, la richiesta è al Presidente del Consiglio di Zona, al Presidente della Commissione del Territorio, mi fa provvedere tramite gli uffici di competenza a far ripristinare il manto stradale in via Cesari. È una roba velocissima, se volete io chiederei l'urgenza, altrimenti la discuteremo più avanti, però poi arriviamo a novembre, poi magari non riesce neanche lui a intervenire e dopo potrebbe diventare problematica la situazione. Grazie. Capogruppo Indovina. Sì, grazie mille Presidente. Io dico al volo due parole sull'esondazione del Seveso di ieri. Mi sembra giusto anche informare l'Aula. Quando abbiamo cominciato ad intuire che potesse uscire, io qui in Commissione Cultura mi sono recato sul posto, ho parlato con l'assessore Granelli, che mi ha informato del fatto che il problema è nato dal fatto che le previsioni della protezione civile regionale non erano esattissime, nel senso che c'è stato un'allerta ordinaria, che in realtà non è un'allerta e non moderata. Quando è scattata l'allerta moderata, nel pomeriggio è partito il piano di emergenza. Succedeva così anche con la Moratti, quindi che mondi le mani a mo' di Stottò.
E quindi c'è stata la sì che io vedo e proprio cosa di vedo... paglia, fai il tuo intervento, non colloquiare io, guardate, io mi sembra di rispettare tutti, poi se vogliamo fare lo stadio facciamo, stavo dicendo appunto che a causa di questo non è stato aperto lo scollatore in anticipo come sempre. Ricordo che dal 2011, grazie al fatto che quei lavori che ha fatto la regione e la provincia, quindi come vedete non cerco di mettere nessun cappello, e al fatto che è stato leggermente variato il piano di emergenza che fa aprire prima lo scollatore ad un livello più basso dell'idrometro, grazie a questo possiamo, diciamo, è statistica, le esondazioni sono diminuite grazie a tutte le esondazioni, grazie a tutte le istituzioni. Quindi il problema è stato questo, le esondazioni, grazie al cielo, grazie al fatto che lo scolmatore non è stato aperto così tardi, non ha superato quasi da nessuna parte la soglia dei marciapiedi e quindi il seggio non è entrato nelle cantine come è successo altre volte. Io credo che tutti noi, io credo che non sia un problema di destra e sinistra, credo a questo punto sia un problema di istituzioni, di campanilismi, Senato, i comuni della zona del Ticino, noi, il comune di Milano, la regione Lombardia. Io credo che, come abbiamo votato due settimane fa, ci dobbiamo attivare affinché la regione Lombardia coordini il più possibile il tavolo con il commissario straordinario, che se non erro è stato nominato dalla provincia, per rendere operativo quello che mi sembra il progetto più condiviso da tutti, che è quello delle vasche di laminazione. Grazie. Vicepresidente Lo Consolo. Buonasera a tutti. Inizio con alcune comunicazioni, sarò un po' lunga e mi dispiace, ma così mi guadagno il pane. Allora, per quanto riguarda la scuola di via Goffredo da Bussero, mi è stato comunicato che entro il 31 di ottobre la società che si sta occupando dei lavori interni entra in mora, per cui se non termina i lavori entro il 31 ottobre paga un penale. Di conseguenza posso supporre che effettivamente si può garantire il fatto che il 31 di ottobre i lavori interni della scuola di via Goffredo da Bussero saranno conclusi. Per quanto riguarda le finestre, la società ha già preso contatti con la scuola e ha chiesto un'aula vuota per fare una prova di montaggio dei primi serramenti. La sovrintendenza dei beni architettonici ha costretto, scusate, diventa veramente molto difficile, ha costretto praticamente il comune ad utilizzare serramenti in ferro come gli originali, di conseguenza il prezzo dell'intervento è lievitato moltissimo. Naturalmente saranno però realizzati con tecniche costruttive nuove, per cui saranno tripli vetri con anche una imbottitura, diciamo, all'interno dell'infisso in ferro, in modo che ci sia la necessaria coibentazione. Questo però appunto ha fatto lievitare moltissimo il prezzo dell'intervento, che sarà molto molto più elevato rispetto alla scuola di Via Veglia, che non ho capito perché a me pare dello stesso periodo, non so perché la scuola di Via Veglia ha potuto utilizzare l'alluminio mentre la scuola di Via Goffredo da Bussero ha avuto questo vincolo così pesante. Per quanto riguarda gli altri lavori vi manderò una mail, così non allungo i termini dell'intervento. Anch'io ho preparato una mozione urgente assieme alla consigliera Fregoni per la Cesari. Ve la leggo: progetto riattivazione servizio Pullman scuola Duca degli Abruzzi di Via Cesari. Considerato che il servizio Pullman per la scuola primaria di Via Cesari
non è stato ancora avviato per quest'anno scolastico, non è stato attivato alcun percorso per rendere più facile l'accesso alla scuola da parte dei bambini e delle famiglie, pedibus, chiusura al traffico a tempo della via, eccetera. Il traffico e il parcheggio in zona già pesantemente congestionati negli orari di entrata e di uscita dalla scuola hanno subito un ulteriore peggioramento con la mancata attivazione del bus scolastico. Di questa situazione risentono non solo le famiglie e utenti della scuola, ma anche gli abitanti delle popolosissime vie Maffi, Cesari e dintorni. La scuola non è servita da mezzi pubblici efficienti e le vie per raggiungerla sono caratterizzate dalla presenza di marciapiede stretti, ostruiti da pali e scommessi. I cantieri per la sostituzione delle tubature dell'acquedotto impattano pesantemente sulla circolazione e sulla possibilità di parcheggio in tutta l'area. Si chiede all'assessore all'educazione Francesco Cappelli, all'assessore alla mobilità, ambiente, arredo urbano e verde Pierfrancesco Maran di riattivare il servizio Pullman, di aprire un tavolo di confronto con il Consiglio di Zona 9 in un'apposita commissione da tenersi in tempi brevissimi presso la nostra sede di via Guerzoni 38, alla presenza dei responsabili della polizia locale, del servizio vigili di quartiere, dei rappresentanti del Consiglio d'Istituto Vittorio Rocchi e dell'Associazione Genitori Cesari, per trovare un'adeguata soluzione al problema del trasporto scolastico della scuola in oggetto. Questa mozione è firmata da me, dalla Presidente Fregoni e dalla Presidente Santoiemma e chiedo la firma perché acquisisca l'urgenza. Un'ultima cosa devo dire. A proposito dell'intervento della scorsa settimana, il consigliere Massimiliano Buonocore mi chiede di ratificare pubblicamente, immagino che intendesse dire rettificare le mie dichiarazioni della scorsa volta. Effettivamente io ho detto che la lettera che avevo ricevuto, dunque, per quanto riguarda la prima parte dell'intervento non ho niente da ratificare, in quanto era la lettura di un articolo di giornale che è pubblicato su Milano 6. Per quanto riguarda la lettera che ho ricevuto, io ho parlato di tono velatamente minaccioso o vagamente minaccioso. In realtà questa è come ho vissuto io la lettera ricevuta. La lettera in sé è esclusivamente una lettera di insulti, insulti nei miei confronti, insulti nei confronti del Consiglio di Zona 9, insulti nei confronti della zona stessa. Di conseguenza, effettivamente posso confermare che non contiene minacce, sono insulti. Per questi insulti, in particolare per avermi paragonato ai Flacchi, io ho querelato il signor Buonocore per avermi paragonato ai Flacchi, alla famiglia Flacchi. Io ho querelato all'atto del ricevimento della lettera al signor Buonocore, in quanto la lettera non era una lettera privata, ma era indirizzata in copia a Repubblica, al Corriere della Sera, a Zucconi, a Zucconi, il giornalista Zucconi, adesso non mi viene il nome, a numerosi altri personaggi pubblici. Di conseguenza costituiva una azione lesiva della mia onorabilità e per questo motivo io ho querelato il signor Buonocore. Comunque effettivamente posso ratificare come lui vuole, penso intendesse dire rettificare, ma comunque nella lettera scritto ratificare, posso dire che la lettera non conteneva minacce. E quel, diciamo, il tono velatamente minaccioso era come l'avevo vissuta io, leggendo nella stessa frase il mio nome e quello di Slavo. Grazie. Eh
Consigliere capogruppo Viganò. Sì, io intervengo per fare una, per annotare una cosa. Al momento, e non è ancora iniziato il consiglio, sono ben tre le mozioni che sono state presentate riguardo al problema della scuola Cesare. Allora, io credo, un mio parere personale, che spero incontri anche il consenso dei consiglieri dei capigruppo, che sia opportuno, visto che più o meno le tre mozioni dicono le stesse cose, che l'obiettivo da raggiungere è unico ed è condiviso da tutti, credo che in consenso politico, in questo caso, e non l'appartenenza politica ad un gruppo o ad un altro, ci consigli di trasformare queste tre mozioni in una mozione unica. Per questo chiedo alla Presidente del Consiglio di Zona e ai capigruppo, quando sarà possibile farlo, 5 minuti di sospensione per trasformare queste tre mozioni in una mozione unica che esprima il parere del Consiglio di Zona 9 e non di singoli gruppi. Grazie. Grazie. Penso che ragionevolmente la sospensione dei 5 minuti si possa fare al termine degli interventi da parte dei consiglieri prima di passare alla fase della nomina degli scrutatori e della ratifica dei verbali. Interrompiamo la seduta per 5 minuti e vediamo da parte. Consigliere Ferrari. Grazie Presidente. Faccio un intervento estremamente breve e conciso. Il primo per procedere con una segnalazione che è stata fatta da parte di un cittadino, alla quale, qualora non dovesse seguire in settimana comunicazione da parte degli uffici tecnici, procederò con una richiesta informale. Mi è stato comunicato che all'incrocio tra via Ettore Maierana, via Danzi e via Racconigi, alla rotonda precisamente del parcheggio che c'è, non guarda, è stato pestato un ragazzo disabile al quale è seguito poi una rapina. Io reputo, soprattutto in una città come Milano, questa è una cosa davvero inaccettabile, ed è per questo che chiedo a tutto il Consiglio, in particolare al Presidente Meroni, in quanto pertinente come Commissione, di procedere con una richiesta formale di installazione di almeno due telecamere, una che dà sul parcheggio e l'altra che dà all'incrocio. È stato riferito che non era la prima volta che questa persona subiva minacce, le quali poi si sono concretizzate queste carriere. Quindi la prima richiesta, la prima segnalazione è questa, ed è terminata. La seconda è una brevissima considerazione su quelli che sono stati gli accadimenti che hanno investito la zona 9, in particolare l'asse di Viale Fuglietesta e Viale Zara, nella giornata di ieri, nella ormai serata di ieri, quando il servizio ha esondato. Intervengo quindi a seguito delle dichiarazioni del capogruppo del PD, Stefano Indovino, il quale ha ben chiarito la situazione. Nella giornata di oggi ho visto le comunicazioni da parte della Regione, quali hanno già previsto uno stanziamento di 10 milioni circa, e sollecito oltre a quella che è stata l'esposizione di quelli che sono stati gli accadimenti, sollecito un'interpretazione pragmatica di quello che è il problema anche da parte del Comune. Di più non si poteva fare, l'allarme è arrivato tardi, ne prendiamo atto, è stato fatto quello che poteva essere fatto, non di più. Anzi, chapeau per quello che è stato fatto, sicuramente è stato piacevole vedere l'assessore presente sul territorio, però
va trovata una soluzione. Non possono più accadere queste cose, ne siamo tutti consapevoli, l'abbiamo detto da sempre, succedeva prima quando c'era la scorsa giunta, succede ancora, magari con una collaborazione più stretta tra comune, provincia e regione, in direzione della città metropolitana, è qualcosa che potrà essere fatto. Grazie. Consigliere Musei. Grazie Presidente, buonasera. Io volevo ricordare che 3 settimane fa abbiamo deliberato, forse più di 3 settimane fa, di 3 settimane fa una richiesta per avere per convocare una mozione, una commissione riguardo al Seveso, alle vasche di laminazione. Perché io, al contrario di quello che dice il capogruppo Indovino, non sono molto, perlomeno non ho informazioni per essere d'accordo riguardo alle vasche di laminazione, quindi abbiamo chiesto proprio un intervento e una presenza qui dei tecnici del comune per capire su quale base è stato deciso di investire con un contributo molto sostanzioso, almeno quello che ci è parso di capire, con la soluzione delle vasche di laminazione. Quindi io spero di non doverlo ricordare ogni settimana che questa è una cosa importante, e quindi speriamo di vedere i tecnici qui in consiglio di zona. Poi mi lascia un po' perplesso il fatto che, visto che salteremo la prossima seduta di consiglio, non si permetta perlomeno di discutere una mozione urgente. Io non dico di votarla, ma almeno di firmarla per permetterne la discussione. Stiamo firmando 3 mozioni uguali, non capisco qual è il problema di firmare, almeno per permettere la discussione, una mozione che credo come contenuti almeno sia discutibile. Quindi mi lascio un po' perplesso questa mancanza di fiducia da parte di praticamente di quasi tutta la maggioranza. Infine, non chiedo un minuto di silenzio, però vorrei ricordare la morte di Stefano Cucchi, morto perlomeno in circostanze strane, nel senso che da quando è stato fermato a quando è stato portato in carcere qualcosa di strano è successo, e quindi perché perlomeno non succedano più in futuro questo tipo di eventi. E poi vorrei ricordare la famiglia che è stata distrutta sulla via Famagosta per quell'incidente che qualche giorno fa è stato causato, non si sa se per incuria di chi guidava, per circostanze dovute alle condizioni atmosferiche o alle condizioni del passaggio da una parte all'altra della strada. Grazie. Una considerazione per lei che forse non era stato attento, ma da quello che ha detto il capogruppo di Viano e da quello che adesso immagino che dirò io, l'obiettivo soprattutto per venire incontro proprio all'esigenza di votare più presto una mozione che riguardi la questione della scuola di Cesare è quello di riunirci tutti per predisporre una mozione senza simboli ma con le firme di tutti che possa arrivare a essere votata perché la formiamo tutti, quindi come essere più bene quando abbiamo sollevato questo. Ciò non toglie che la responsabilità, comunque la nostra disponibilità c'è a fare questo tipo di azione. La distinzione tra chi è in maggioranza e chi è in minoranza, e lasciateci dire che comunque
noi quando eravamo in maggioranza di questi problemi ce li siamo sempre fatti carico, o quando c'erano delle problematiche che non si poteva portare avanti, comunque come consigli di zona abbiamo sempre preso delle posizioni con delle delibere. Qui invece in questa zona non si fanno mai delle delibere che siano azione contro, contro l'attività del comune, cosa che ci sarebbe da fare tantissime, ma invece si teorizza l'idea di fare queste mozioni che comunque lasciano il tempo che trovo, visto che non ha una grande potere come non aveva prima, ma comunque è certo una delibera rispetto a una mozione sicuramente meno importante. Un aspetto che volevo sottolineare invece, che sempre riguarda un rapporto tra maggioranza e opposizione, è che la maggioranza del governo Pisapia oggi come oggi, siamo a fine ottobre, non ha ancora predisposto una che sia un bilancio, che è stato ancora portato in consiglio comunale un bilancio del 2013, non un bilancio triennale o quadriennale, ma il 2013. Noi facciamo degli incontri con le nostre associazioni e purtroppo, oltre a dargli 100, 200, 800 euro, perché si uniscono quattro commissioni insieme per stanziare 800 euro, non riusciamo a rispondere alle esigenze dei cittadini. Sono preoccupato anche perché secondo me a Natale non riusciremo a fare nulla, perché le iniziative natalizie che erano molto belle e sentite soprattutto della cittadinanza anziana nei campi, nei centri di prevenzione, non so con che soldi li potremo fare, visto che effettivamente abbiamo rischiato il barile. E in tutto questo ci troviamo invece in una situazione dove il comune aumenta le tasse a dismisura, ma spese per la cittadinanza non le vediamo. Io, per quanto riguarda quello che è accaduto in Famagosta, effettivamente anch'io ritengo che sia il caso di fare un minuto di silenzio, perché in quel momento non possiamo effettivamente, sebbene non ci fossero gli attraversamenti pedonali eccetera eccetera, lì la situazione di degrado e soprattutto di insicurezza di questo fatto passaggio molto lungo che fa paura soprattutto agli anziani o alle donne incinta con bambini addirittura, fa paura, e quindi o si trova un modo per mettere in sicurezza, illuminare maggiormente, ma comunque molto lungo per poterlo fare, oppure si trova delle altre situazioni per far attraversare in sicurezza e in tranquillità quel passaggio che effettivamente è molto pericoloso. La solidarietà va anche a quel guidatore, perché effettivamente al di là del fatto che c'era una visibilità scarsa perché pioveva, era risultato negativo all'autotest, quindi effettivamente nulla si può dare di colpa, se non magari forse la velocità, però in quel tratto di strada effettivamente la pericolosità di quell'atto è più forte. Anche la solidarietà agli agenti di polizia locale, che oggi si sentono accusati perché hanno non trovato in tempo un bambino di 4 anni nascosto nei garage. Anche quella è una solidarietà, perché effettivamente però è difficile poter dare la colpa a degli agenti che in quella situazione si sono dovuti trovare a far fronte alla situazione e non sapevano quanti dovevano essere le persone investite in quel momento. Quindi questo è da affrontare, soprattutto da sottolineare, ed è per questo che forse un minuto di silenzio per tutte le vittime della strada che si sono avvicendate, perché non soltanto queste in quest'anno sono accadute, penso che sia doveroso, che noi dobbiamo rispettare queste norme. Grazie Presidente. Volevo dire che quando sento parlare del seguito che esce e di chi si arrabbia perché non deve più succedere certe situazioni, non è che mi stuzzicano e non posso che non fare un intervento di questo tipo, e cioè che il servizio che arriva a Milano è solo un segmento di un percorso molto più lungo che si sviluppa nella nostra Roma. Esiste un accordo di programma che sta monitorando i vari eventi. E allora porta a conoscenza di questo consiglio, una volta per tutte, perché poi non si può quindi tanto andare avanti. Comunque con quanto sta succedendo, cioè che nell'ambito dell'accordo di programma per la salvaguardia idraulica di Milano,
sono finanziati i seguenti interventi in corso di attuazione. Facciamo un punto sulla situazione generale. Adeguamento canale scollatore di Nord-Ovest, impianto strategico, stanziato 23,4 milioni di euro, e traduttore provinciale di Milano. Realizzazione di un'area di esondazione controllata senare, importo stanziato 10 milioni di euro. A dicembre 2011 è stata sottoscritta convenzione tra la Regione e AIPO, AIPO è l'autorità del Po, per la progettazione e l'organizzazione di intervento. Terzo intervento, potenziamento del sistema di monitoraggio e telecontrollo delle piene dei corsi d'acqua milanese, Lotta, Lambros e Minori, per un totale di 1,1 milioni di euro. Cioè, questo per dire come quella situazione non c'è una risposta certa che facendo un intervento la cosa va a posto. Ma è un insieme di intervento, è un insieme di interventi coordinati da loro. La realizzazione delle prime due opere scritte sopra sono ritenute assolutamente prioritario e che specifica che per quanto non risolva totalmente i problemi del servizio permetterà comunque una significativa riduzione degli allagamenti di Milano. AIPO e metropolitana milanese hanno predisposto uno studio di approfondimento del quadro conoscitivo che ha evidenziato gli interventi necessari per mitigare la mitigazione del rischio idraulico. Le opere di sistemazione complessive che richiedono circa 150 milioni di euro non sono attualmente finanziate. Questo è un problema. I risultati dello studio sono stati condivisi dal collegio di vigilanza dell'accordo di programma e presentati agli enti locali interessati. L'assessore al territorio urbanistica, questo è un verbale di una segreteria che l'anno scorso mi diceva ancora che quindi l'assessore all'urbanistica ha svolto un lavoro di carattere politico con il Comune di Milano e ha portato la disponibilità da parte del Comune stesso a partecipare al finanziamento delle opere di protezione dall'alluvione del Seveso con un importo indicativo di circa 30 milioni di euro. Contestualmente è stata attivata un'azione di informazione di confronto con i comuni e la Cina, nei quali sono previste nuove aree di laminazione, ho sentito parlare di laminazione, che sono indispensabili per poter riuscire a captare e a togliere l'acqua prima che arrivi. Il progetto di legge sulla difesa del suolo approvato dalla Giunta è attualmente in discussione, cioè stanno anche questi giorni sulla difesa del suolo, sono presenti due aspetti di forte impatto sulla situazione del Seveso. Prima, introduzione di invarianze idrauliche, cioè ormai che lo vuole porre con piego, sulle trasformazioni territoriali del TGT, cioè oggi ci sono i comuni che scaricano tutto, ma tutto ciò che scaricano aumenta a nord la portata d'acqua e quindi peggiora la situazione sul territorio. Invarianze idrauliche vuol dire che si mette dell'acqua. La tua è passata. Molto banale. Quindi nel concetto di invarianza idraulica sono in trasformazione territoriale dei piani, gli ex piani regolatori, che limiterà e ridurrà in futuro gli apporti delle reti di drenaggio urbano della sua fiume, quello di Pernetto. E introito di risorse mediante il contributo di bonifica per garantire la protezione delle opere esistenti e la realizzazione di nuove opere. Difesa idraulica. Diciamo che a seguito di questa iniziativa è in corso la revisione della governance idraulica del bacino che attualmente attribuisce il canale sommatore nord Milano d'Aipo, che è autorità idraulica, mentre la gestione delle opere è da tempo affidata alla provincia di Milano, sulla base di una convenzione tra Regione Aipo e Comune di Milano e Provincia di Milano. Provincia poi ha espresso il parere di non volerlo progettire perché è assolutamente molto onerosa, ma dalla quale non ricava nulla.
sta operando per compiere una gestione unica del nodo di Milano, individuando AIFO come ente responsabile di riferimento, quindi cercando di autorizzare i fondi statali e il supporto operativo del consorzio FTC Novilloresi. Quindi provate a pensare a quanti sono i soggetti che sono coinvolti per il problema della fuoriuscita del Sena, cioè dove Milano è l'ultima parte di fare. Inoltre, considerati vari eventi di esortazione, occorre aggiornare il protocollo di gestione, anche alla luce degli interventi di potenziamento e ho finito del telecontrollo in corso. E questa è la parte finale più significativa, e cioè che la realizzazione di tutte le opere che garantiranno la sicurezza della città di Milano dalle situazioni del semestre di Teso presenta diverse criticità legate, prima, alla carenza dei fondi necessari per la realizzazione di tutte le opere, questo l'abbiamo detto anche prima. Secondo, le opposizioni dei comuni a nord, dei comuni di Senago e dei comitati cittadini per la realizzazione delle aree di camminazione lungo il canale nord di Milano. Terzo, opposizione a livello locale anche per le nuove opere da realizzare lungo il Seveso. Quattro, necessità di piano di comunicazione mirato a fronteggiare le crescenti opposizioni alle opere e a favorire l'informazione corretta dei cittadini. Cioè questo per dirvi come alcuni interventi che sento, no, siano assolutamente fuorvianti, demagogici, privi di qualsiasi tipo di logicità e pieni di, come dire, ignoranza tecnica della questione. E qua chiudo e non te l'avrò mai più su di questo. Meno male. Di silenzio sia per quanto riguarda le vittime di incidenti stradali sia per quanto riguarda l'atto coraggioso fatto da Lea Canofalo, che come voi tutti sapete è stata uccisa perché ha deciso di uscire dalla gabbia che la teneva prigioniera e si è ribellata alla cultura mafiosa dei propri familiari, e per questo è stata uccisa proprio dagli uomini che gli erano più vicini. Una donna coraggiosa che può essere d'esempio a tutti noi, in particolare ai giovani, perché ha detto a gran voce, per questo è stata uccisa, che si deve vedere, parlare e sentire. Milano ha celebrato il suo funerale civile sabato scorso in una cerimonia molto commovente, partecipata da tante persone. Credo che anche come consiglio di zona sia importante ricordare una donna, un esempio per tutti. Sì, che parlamentare per cui...
Passiamo alla modifica dei, scusate, alla nomina dei consultatori, consiglieri Nuzzi. Passiamo alla modifica dei componenti effettivi delle commissioni istruttorie. Mettiamo in votazione. Vediamo la votazione. Ma dove entri? Vai direttamente con lui. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, assenti 0, approvato. Ti mando la Il punto è stato stralciato, il punto numero 3, concessione di patrocinio gratuito all'associazione IREOS, all'associazione IRA, all'associazione Rete Italiana Sclerosi Sistemica ONLUS, la cooperativa sociale La Dea. Per le iniziative che verranno poi in uguaglianza al Presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute Roberto Meroni, a cui do la parola. Sì, grazie Presidente. Abbiamo queste quattro iniziative, abbiamo parlato del discorso, non le leggerò tutte ma le devo parlare per ognuna. La prima, cioè il si ci ha proposto una conferenza di presentazione su un metodo per prevenire quella del mal di schiena, che chiama metodo DORM, alla quale abbiamo dato il patrocinio. Questa conferenza si svolgerà alla biblioteca comunale di Via Valdinucci il 27 di novembre, mercoledì, alle ore 21. La seconda, la seconda iniziativa è la società Mira Onus, che ci ha chiesto il patrocinio per la seconda giornata della prevenzione per l'evento conoscere e prevenire sulla giornata di tema milanese in tema di istruzione e incontinenza. Si riferisce a quelle forme di tumore che vengono l'intestino, il colon e il retto, che fanno la giornata nazionale e la fanno in corso di corso di Modola a Milano nella sede dell'Unione Femminile. La fanno il giorno 16 novembre, per cui abbiamo patrocinio molto volentieri e abbiamo proposto del patrocinio in quanto è un'iniziativa molto importante che serve ai cittadini per come meglio prevenire sia l'atto chirurgico, la voce del ruolo, cioè ci saranno trattati temi appunto della prevenzione dell'atto chirurgico, la voce del ruolo in quanto connessa, la cronicità della malattia e la sua e quindi la terza iniziativa è stata proposta dall'Associazione Legge Italiana per l'Ordine Sistemica ONU. Ecco, prima ho comunicato che ho distribuito un po' di brochure perché ai consiglieri che erano presenti in commissione è stata data lunedì, quelli che non c'erano sono stati un po' di materiale che ho consegnato. Questa è una malattia che, come è stato spiegato ampiamente dai rappresentanti, ancora
poco conosciuta, rara, non riconosciuta come malattia rara e quindi con tutte le criticità e negatività che comporta questa non riconoscimento. Infatti, purtroppo chi viene colpito da questa malattia dichiarata autoimmune, quindi autoprodotta dal proprio corpo, non si vede riconosciuto nessun diritto alle cure e alle problematiche connesse al lavoro. Allora abbiamo concesso, abbiamo proposto di concedere a questa associazione uno spazio di lavoro gratuito che avevamo pensato di poterlo fare nella biblioteca di Villa Lita. Purtroppo c'è stato risposto che nelle ore serali non hanno la possibilità di pagare straordinari, per cui vedete che è stato comunque inserito la cosa di farlo in uno spazio del Consiglio di zona e allora viene concesso lo spazio di lavoro gratuito e l'utilizzo della cinque stamperia per la Santa delle Orgagine. L'iniziativa verrà svolta anch'essa nell'ultima settimana di novembre. Il quarto punto è un patrocinio che è stato chiesto dalla cooperativa sociale della DEA per quanto riguarda il progetto La Bussola, che riguarda il recupero della dispersione scolastica di ragazzi con difficoltà personali e familiari. È un progetto che è già stato finanziato negli anni precedenti, quest'anno non ha potuto avere finanziamento perché i fondi della non lo permettevano, ma abbiamo visto comunque concedere il patrocinio proprio per mantenere in essere questo progetto, per cui chiediamo a tutti di approvare qualche domanda. Grazie Presidente, mentre sul punto 2, io parlo sui sottopunti, 2, 3, 4 sono iniziative davvero lodevoli. Sulla prima, non so se l'avete approfondita, ma il metodo DORN è praticamente una disciplina non medica, non riconosciuta, ed è integrata in quelle che vengono definite le nuove biodiscipline. Se andate a vedere sul sito, mi sembra che sia successo qualcosa di interessante, se proprio ascoltarmi. Se andate a vedere sul sito della DORM c'è tutta una serie di prezzi, costi, convegni, e è proprio un bel business, cioè dicendo noi non ci assicuriamo di ferriti del mal di schiena, però abbiamo questo nuovo metodo. Non lo so, io ho qualche dubbio, non posso dire bene, non posso dire male, perché sinceramente non lo conosco, ho provato a studiarlo un attimino. Comunque ripeto, non è una disciplina medica e questo lo affermano anche loro in quanto non sono di sono studi. E poi sul loro codice deontologico, che sono andato a leggermi, sul punto 14 c'è una formulazione abbastanza strana per essere un codice deontologico. Evitare, se non in possesso di... No, aspetta un attimo, chiedo scusa, ho sbagliato il livello. 14. Rifiutare regali o benefici intesi di influenzare trattamenti, pareri o decisioni. Non anteporre il guadagno personale al bene del cliente, il guadagno personale, ma non il guadagno delle associazioni. Quindi non so, ci sono delle forme abbastanza comunque poco chiare. Ecco, volevo sapere dal Presidente della Commissione se aveva approfondito proprio lo svolgersi di questa, se aveva letto lo statuto, se era soltanto un incontro per fare pubblicità a un'associazione profit, non non profit, ma altamente profit. E comunque, come ripeto, mentre le altre associazioni hanno un nesso medico causale definito, chiaro e innegabile, questa prima associazione ha qualche dubbio, che più che altro non do giudizi, però vorrei avere dei chiarimenti. Grazie. Presidente Meloni. Sì, grazie. No, dunque non abbiamo approfondito lo statuto in quanto sono venuti i rappresentanti della Presidente dell'Associazione a presentare questo, appunto, questo progetto. È un incontro nel quale si prefiggono innanzitutto di pubblicizzare la prevenzione e l'eventuale lavoro con un medico. Naturalmente l'ingresso è gratuito, perché è gratuito, non abbiamo rilevato durante la discussione consigliare nessuna forma di business, perché per noi è un incontro che promuove un qualcosa che può comunque interessare i cittadini, quanto tutti quanti penso abbiamo
sofferto di mal di schiena in varie epoche, in vari tipi, in vari modi, in varie intensità, e quindi una voce dura che non fa male. Non è sicuramente durante questo incontro che verranno consultate, diciamo, è arrivata la mia. Quindi di solito non lo so. Quindi lo so. Sì. Sì, grazie Presidente, vorrei chiedere la votazione per parti separate delle varie iniziative all'oggetto. Consigliere Bianchi, procediamo quindi alla votazione per parti separate. Stiamo votando per parti separate, quindi stiamo votando l'associazione Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. 23 favorevoli, 8 contrari, 6 astenuti, approvato il punto 3, associazione IREO. Passiamo alla punto 2, associazione Miraon Lux. Mettiamo in votazione il secondo punto, cioè la seconda iniziativa. Il terzo punto è scritto all'ordine del giorno. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 38, favorevoli 38, contrari 0, approvato. Astenuti 0, scusate, approvato. Passiamo all'iniziativa 3, associazione delle italiane sclerosi sistemica ONUS. Chiudiamo la votazione, 36 presenti, 36 favorevoli, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo all'ultima iniziativa, proposta dalla cooperativa sociale La Dea. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 37, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. L'intero punto numero 4, numero 3, scusate. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contro 0, sono 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 4, linee guida per i mercatini di Natale 2013, la parola al Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, Andrea Marcio. Sì, la doppia letta. La doppia letta. Con la doppia letta. Rispetto alle limite dell'anno scorso, per quanto riguarda le aree sulle quali ci saranno, speriamo,
alcune proposte di mercati natalizi, sarà tutto messo a bando, e poi vengono recuperati di fatto dalle linee guida della giunta che è passata 20 giorni fa. Quindi questo è. Sì, grazie. A grandi linee condividiamo le linee guida. Perdonatemi la battutaccia. Solo che avremmo magari gradito vedere un'indicazione di un maggior collegamento anche nei luoghi in cui sono indicati lo svolgimento dei mercatini di Natale, un maggior collegamento con le realtà economiche locali, con i negoziati locali, sarebbe stato un elemento di maggiore importanza e qualificazione dell'iniziativa. Questo è l'unico punto, però va bene così, non presenteremo anche l'emendamento. Una sola curiosità riguarda l'indicazione di Piazza Gasparri. Su Piazza Gasparri, a un incontro pubblico, l'assessore Granelli ha dichiarato che finalmente col mese di novembre il comune avrebbe provveduto a far iniziare i lavori per la risistemazione dell'impianto fognario della piazza, quindi ad interessare l'intera piazza finalmente, che è una situazione di profondo degrado, nonostante questo abbiamo inserito nelle linee, però rendendola, ahimè, penso poco praticabile per, se si vanno a fare dei lavori per la risistemazione delle fognature, andare a posizionare nello stesso più o meno periodo, se qualcuno avrà la buona volontà di farlo, dei banchetti per il mercato di Natale, mi sembra non molto compatibile. Grazie. Chiamo in votazione. Sì, era giusto per puntualizzare. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 36, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, approvato. Passiamo al punto successivo, concessione di titolo gratuito di 2 aree della scuola media verde di Asturie 1, la situazione di Arco, per la realizzazione del laboratorio di bomba del diario nella scuola pubblica di Cattolica. La parola alla Presidente della Commissione Educazione come la scuola. Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, la Commissione Educazione riunitasi nei giorni 2 e 16 ottobre 2013 ha preso in esame la richiesta presentata dalla cooperativa di Apason di utilizzo gratuito delle aule della scuola Verga di Asturie per un laboratorio di lingua madreale. Nel corso dell'istruttoria è stato chiarito quanto segue. Il Consiglio d'Istituto del Comprensivo Sandro Pertini ha fornito in quella osta in data 15/10/2013 con deliberazione numero 25 votata all'unanimità. Il corso è di lingua e cultura, ossia affianca l'apprendimento della lingua anche nozioni di storia, geografia, matematica e lingua originale, pur non essendo riservato ai bambini, e qui c'è un refuso, va cancellato non di lingua madre, ma pur non essendo riservato ai bambini di lingua madre, anche nello scorso anno non ha avuto iscritti che non fossero di lingua madre araba, verso il termine del corso gli alunni che lo desiderano sostengono presso il consolato egiziano l'esame per ottenere la certificazione del titolo di studio in Egitto al fine di poter continuare gli studi in caso di rientro nel paese d'origine. Lo scorso anno su 20 iscritti, 16 hanno deciso di dare l'esame e l'hanno superato. La cooperativa sociale di Apason si impegna a seguire e monitorare l'iniziativa connettendo la tutte le attività di inclusione sociale che già mette in campo sul territorio della zona 9. L'onere dell'apertura e chiusura dei locali utilizzati compete per accordo con la preside dell'istituto ospitante della cooperativa di Apason alla cooperativa stessa. Pertanto la Commissione Educazione, considerata la valenza culturale di tale iniziativa,
che coinvolge famiglie, quest'anno i prescritti sono al momento 25, che scelgono per i propri figli la scuola pubblica italiana, ma desiderano che non vada perduta la lingua e la cultura del proprio paese d'origine, considerato che numerosi studi testimoniano che coltivare la lingua madre facilita, anziché ritardare l'apprendimento corretto della lingua del paese ospitante, considerata la gravità di tale iniziativa e la disponibilità dell'associazione a prendersi carico di piccoli lavori di manutenzione per mostrare la propria riconoscenza alla scuola ospitante, lo scorso anno è stata imbiancata un'aula, il prossimo anno probabilmente si provvederà all'imbiancatura dell'atrio, concede a maggioranza parere favorevole per la concessione del mutuo gratuito delle aule alla cooperativa di Aquasol per l'anno scolastico 2013-2014 secondo le modalità e i tempi concordati con la scuola. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare quanto esposto. Grazie. Signor Presidente. Allora, a me dispiace intervenire sempre su questi punti, ma è fondamentale chiarire innanzitutto tre questioni. Allora, visto che comunque questa delibera ha un discorso non tanto corretto, nel senso che arriva da un paio di commissioni, una delibera stralciata, quindi annullata per evidenti anomalie procedurali, è molto importante chiarire con chi abbiamo a che fare, perché Diapason è in realtà quello che fa la richiesta al Consiglio di zona. E fin lì ci siamo, sono venuti i rappresentanti, è venuto un rappresentante che su nostre domande, su nostre specifiche richieste ha effettivamente precisato che non si trattava di un corso di lingua, quindi un corso per arabo, quindi per imparare la lingua, ma in commissione, su sollecitazioni nostre, che comunque conoscevamo, ci ha detto che si tratta in realtà di una scuola a tutti gli effetti. Fino qua pare che la delibera abbia cambiato impostazione, e lì sorge una domanda: perché fare una richiesta non in linea con quello che si va a fare? Qualcosa qualcuno mi dovrà rispondere, perché se una cosa è tanto giusta e tanto chiara, non si vende per un'altra attività, e su qua nessuno credo potrà darmi conto, perché tutte le associazioni che vengono qua e ci descrivono quello che vanno a fare, è chiaro che poi è giusto anche che sia poi realmente fatto. E questo è un fatto che a noi ci ha un po' allarmato, perché se il buongiorno si vede dal mattino, qua c'è qualcosa che non torna. Allora, sta di fatto che questa volta non è più una scuola, ma sono qua tre corsi probabilmente divisi per età che vengono portati avanti. Il problema, che secondo me è importante, è se queste associazioni, questa associazione araba, che non è Diapason, ma è un'altra cosa, da quanto abbiamo provato a approfondire il quartiere, sono due cose scollegate tra di loro, probabilmente unite da qualche interesse differente. Una ha bisogno delle aule e l'altro probabilmente ha bisogno dei finanziamenti o comunque dei riconoscimenti per quello che fa, perché questo è anche il fatto. Noi abbiamo chiamato e telefonato, perché sono apparsi dei volantini, e abbiamo preso contatti con le associazioni, abbiamo parlato chiaramente fingendoci persone che volevano frequentare i corsi, abbiamo parlato con persone che ci hanno esposto il tipo di attività che vanno a fare. Devo dire con molto imbarazzo e titubanza, perché avevano molto sospetto, non era una cosa fluida, il dialogo con queste persone era molto sospettoso dall'altra parte,
perché mi fa queste domande? Mi diceva l'interlocutore dall'altra parte, ma sai, io volevo sapere di quale corso si tratta, se posso iscrivere il mio bambino, no, ma cos'è italiano, straniero, ma perché viene a fare questo corso se è italiano? Per quale motivo vuole fare la scuola elementare egiziana? Perché sa, qui si studia anche altro, non solo la scuola. E poi qualche mio collega vi racconterà nei dettagli quello che avverrà, che avviene in quella scuola. È importante dire che la scuola che ha votato all'unanimità non sa bene cosa avviene in quella scuola, perché l'associazione di Diapaso non è andata nella scuola a raccontare, ma solo un foglio di carta ha raccontato quello che dovrebbe fare in realtà non l'associazione di Diapaso, ma il vicepresidente che si chiama, non gliene frega niente. Lo so, no, ma lo so che non frega niente, mi ha già detto come la pensa, però non sa queste cose probabilmente. Io spero non le sappia, perché se le sanno è grave, perché se queste persone sono consapevoli di quello che vanno a concedere, e allora ci dobbiamo domandare, è molto grave la cosa, mi stavo dicendo. Quindi queste associazioni, e concludo, vengono a raccontare qualcosa che non è la realtà, dentro quella scuola viene fatto altro. Grazie. Consigliere Verdi. Grazie Presidente, vedo che lei è la stasera. Allora partiamo dalla richiesta, perché qui c'è qualcosa che non funziona. Nella richiesta di Diapason c'è scritto che è quella dell'anno scorso, ma sarà uguale a quella di quest'anno. Stare più vicino al microfono, se no non riusciamo a sentire. A detta di alcuni genitori provenienti fuori zona è stata consigliere, alzi il microfono e avvicini la bocca al microfono. Allora, questa è la relazione, allora la rileggo visto che non l'avete sentito. A detta di alcuni genitori provenienti fuori zona è stata improvvisata, è stata l'impostazione laica del corso ad averli spinti ad iscrivere i propri figli in piazza San Giuseppe anziché alle altre scuole di Argo più vicina a casa, ma eccessivamente connotate sul piano religioso. Quella di la richiesta di quest'anno più o meno è fatta sullo stesso stampato e sulla stessa falsa riga. Nonché noi abbiamo trovato ed è stato comunicato alla Presidente Lo Consolo un volantino scritto in arabo fuori dalla scuola in cui naturalmente giustamente pubblicizzava il corso che voi definite di lingua araba. Abbiamo provveduto a farcelo tradurre, tre traduzioni diverse, ma il succo è sempre lo stesso. Vi leggo cosa c'è scritto, vi leggo anche la traduzione più molto ovviamente più semplice da capire. Vi informa Scuola Arabi Italia a Milano. Vi informa la Scuola Arabi Italia che per il quarto anno consecutivo apre le iscrizioni alle studentesse e gli studenti per l'anno scolastico 2013-2014 per insegnare e intensificare il curriculum egiziano nei giorni di sabato e domenica, per prepararli bene affinché possano presentare domanda di esami ai nostri figli all'estero, e ciò avrà inizio il 5 ottobre dalle 9 nella sede della scuola. Fin qua non c'è nulla da eccepire, anche perché finora i corsi sono tenuti dalle famiglie e mandano gli esami tramite il consolato arabo in Egitto, cioè il consolato d'Egitto in Egitto, dove vengono valutati, poi gli danno la valutazione se possono, a che classe corrispondono nel loro curriculum scolastico. L'orario delle lezioni sabato e domenica alle 9:15. I corsi di studio saranno in questo modo: infanzia, primo e secondo livello, cominciare da 4 anni
e il costo mensile di una cifra simbolica. Intanto noi gli diamo agevolata simbolica, vabbè, comunque il succo è sempre lo stesso. Noi gli diamo le aule gratis, però gli utenti pagano. Primaria dal primo al sesto anno costo simbolico, e poi c'è la fase preparatoria che non si capisce che cosa sia. Inoltre la scuola estende la partecipazione alla comunità araba alle diverse etnie e cittadinanze dei seguenti corsi: l'insegnamento della lingua araba è giustamente quello che voi avete messo in delibera, che sarebbe il corso L1, letta e scritta e memorizzazione del Corano e discorsi profetici di tutte le età ad iniziare da 4 anni. Gli incontri saranno dalle 9 alle 13, per cui in un orario diverso. L'insegnamento della lingua araba ai bambini italiani. Per informazioni, rivolgersi, eccetera, eccetera, ci sono anche il modo per raggiungere la scuola. Allora, visto che l'insegnamento è questo, perché questo è quello che stanno pubblicizzando, e qua si vede chiaramente perché la lettera è scritta in arabo, l'ha vista anche lei, era fuori dalla scuola, non era un altro posto. Le ha fatte sparire il giorno dopo, tutte. Nella delibera voi dite che solamente un insegnamento di lingua. Nulla da dire, però non prendeteci in giro. Questa è una scuola coranica a tutti gli effetti. La vogliono passare come lingua araba, ma è un insegnamento del Corano. E voi state dando ad un'associazione che fa una scuola privata dentro la scuola pubblica. Visto che lei è così contro alle scuole private, questa a tutti gli effetti è una scuola privata. E non ci venga a raccontare frottole, perché è ora di finirla che con la vostra voglia di integrazione date la possibilità di fare questi corsi, che a tutti gli effetti nulla in contrario sui corsi di per sé, perché i ragazzi non c'entrano assolutamente nulla, è giusto che abbiano la possibilità di un inserimento. Sto parlando con lei, vicepresidente, che abbiano la possibilità di un eventuale ritorno in patria. Non c'è nessuno, però se lo vanno a fare in un'altra parte. Lei ha un'impostazione totalmente laica e la pensa laicamente. I nostri figli vanno in chiesa a fare catechismo, però loro vanno nelle scuole comunali a fare il loro catechismo, perché lo studio del Corano è la loro religione. Mi dispiace doverglielo dire, e questa è una vergogna, perché se la scuola è laica per tutti. La scuola è laica, non è laica. L'ora di religione comunque è libera, non è laica. Ma si legge il Vangelo alla scuola di religione? Nell'ora di religione il Vangelo non lo studiano, lo vanno a studiare a catechismo in aule private delle chiese. Va bene, voi state dando. Sì, consigliere Bellia. Prendo il tempo dei Biati, non quasi finito. No, gli Abbiati che non interviene. Questa è, no, non interviene, non per il tempo dei Biati, questa è una vergogna. E la delibera così com'è, ha superato così com'è, non è la verità. Voi ci state propinando una della menzogna, delle menzogne come state fatte di solito. Consigliere, e questa è una vergogna. Consigliere Taglia 2. Grazie Presidente. Ma io direi che a livello generale non è che sia contrario, ad appoggiare questa iniziativa. No, sto aspettando che finisca di fare i fatti suoi così. Quello che mi preoccupa e quello che mi dà fastidio non è tanto che insegnano il Corano, ma è che questo viene
insegnato attraverso la memorizzazione del Corano, quindi vuol dire impara a memoria di te, a partire dai ragazzini di 4 anni. È questo che a me fa ribrezzo, perché se uno avesse presentato, ma ciò non sarebbe possibile, ma se uno cristiano avesse presentato una norma di questo tipo e anziché il Corano ci fosse scritto Vangelo e dicesse dai 4 anni in avanti voi sareste ribaltati, sarebbero volati i tavoli in quest'aula. Invece siccome il Corano, allora va tutto bene. Allora riprendo quello che dicevo all'inizio, non è che ho un preconcetto su sta roba, nel modo assoluto, ve lo giuro, ma questa roba deve andare sempre. Cioè, io devo fare una scuola usando gli spazi pubblici per far sì che chi mi frequenta i miei corsi imparino a memoria il Corano a partire dai 4 anni, no. Questo non va bene. Capogruppo Paese. Sì, grazie, stavo finendo di scrivere un emendamento che volevo inserire a questo testo, molto interessante. Dopo lingua madre di arabo, inserire e memorizzazione del Corano e della religione islamica come da testo allegato, e i corsi sono a pagamento. Cioè, se dovete fare in delibera, mi dispiace, ma la scrivete come deve essere scritta e come è stata scritta fuori da quella scuola. Quindi l'emendamento per correttezza, la ripeto, sarà e memorizzazione del Corano e della religione islamica come da testo allegato, e i corsi sono a pagamento. Poi dopo il fatto che vedete tutto gratuito, quello ce l'andiamo a vedere con gli uffici competenti. Grazie Presidente. Grazie, consegni l'emendamento. Sì, grazie Presidente. Sì, grazie Presidente. Già la volta scorsa ci siamo ritrovati a dover stracciare questa iniziativa perché c'erano delle palesi irregolarità per l'eccessiva fretta con cui si voleva far approvare, forse per non avere anche il tempo di capire quale fosse la reale natura di questa iniziativa. E oggi, dopo aver portato avanti questa procedura, ci troviamo quasi punto a capo. Ci troviamo con un'iniziativa che prima di tutto viene già pubblicizzata prima ancora, per l'ennesima volta, prima ancora che questo Consiglio possa deliberare in merito. Pubblicizzata facendo emergere degli elementi che sono in netto contrasto con quanto dichiarato in Commissione e oggi avviato. Abbiamo un'iniziativa che in primis non sembra essere gratuita come invece viene dichiarato. Affronta degli argomenti, degli elementi di studio che sono al di fuori di quello che è dichiarato, perché va bene che si voglia insegnare la lingua, va bene che si voglia insegnare in una scuola che a questo punto sembra essere diversa e difforme da quella che è la scuola italiana, perché se c'è la necessità di fare dei corsi aggiuntivi sembra che o la nostra scuola non è sufficiente o vengono trattati degli argomenti che comunque la nostra scuola non prevede. Bisogna capire se questi argomenti siano compatibili con la scuola, se magari la matematica, non vedo quale possa essere la differenza, nella storia senz'altro, la geografia magari è sempre la stessa, ma per quello che sembra emergere che si insegni, ovvero il Corano, vedo come sia compatibile con i nostri testi scolastici, con i nostri corsi, con i nostri corsi scolastici. Dato che poi oltretutto questa è una scuola che sembra dalle indicazioni essere aperta a tutti, ovvero che mio figlio di 4 anni domani lo posso portare a questo corso di arabo e con tutto il rispetto delle tradizioni, della cultura, della religione islamica, non so se posso trovare molto gradimento nel fatto che lui impari, per imparare la lingua araba, a memoria il Corano. Non so neanche a questo punto, cioè c'è un imam
riconosciuto, autorizzato, non li abbiamo neanche nelle moschee, abbiamo difficoltà a legalizzare con le moschee perché non abbiamo imam riconosciuti, non abbiamo istituzioni religiose, a parte la consulta islamica che però è sempre estremamente divisa e frammentata, la realtà così composta che non riusciamo a venirne a capo nella soluzione delle moschee, andiamo a creare delle altre problematiche all'interno delle nostre scuole pubbliche. Mi sembra francamente eccessivo e affrontato in questa maniera assolutamente qualunquista e senza informazioni. Noi andiamo a deliberare cose di cui non sappiamo, non capiamo, rischiamo di creare delle situazioni di profondo disagio. E tutto questo in realtà è ignoranza, perché ancora noi non capiamo cosa avviene in questa scuola. In questa scuola si fa un corso di arabo, in questa scuola si fa una scuola parallela per i bambini egiziani, allora che però viene aperta anche ad altri bambini, ai quali poi deve essere insegnato però il Corano, perché l'unico strumento per poter imparare l'arabo è la memorizzazione del Corano. Vediamo cosa succede in paesi purtroppo come il Pakistan, lo stesso Egitto, dove abbiamo le comunità cristiane che vengono allontanate, cacciate. Avrà modo magari di rispondere. Si parla addirittura da studi pubblicati su quotidiani online, di altri news, di cui devo verificare la credibilità, la fattibilità, ma addirittura in cui si insegni tra gli insegnamenti, non so, questo spero che sia un errore assolutamente, perché ho grande fiducia e fede e i fratelli musulmani non possano fare tanto, ma addirittura si insegni nelle scuole pakistane come sia giusto, per rispettare la religione, arrivare al martirio dei cristiani. Cioè noi in questa scuola cosa abbiamo insegnato? Io mi auguro che sia smentita, e sono, ne prendo atto con felicità e spero, ma questa confusione che emerge aumenta la preoccupazione nostra nel capire qua in una nostra scuola, della nostra zona, cosa possa avvenire. Noi non ne siamo in grado, non siamo in grado di sapere. Noi oggi non capiamo cosa andiamo a insegnare nelle nostre scuole, a permettere che venga insegnato nelle nostre scuole. Questa è di una gravità inaudita. Grazie consigliere Maccario. E poi capogruppo la terza. In risposta al consigliere Belli, io ho fatto la SAND e poi il Russell e nell'ora di religione ci insegnavano il Vangelo, quindi in risposta al riferimento che mi diceva è libero, poi potevi scegliere. Rivolgendomi alla Presidente della Commissione, a me sembra che la delibera sia più che chiara, sicuramente con l'emendamento di Massimo del consigliere Parisi, e si completa ulteriormente. In ogni caso trovo che la delibera trovi il mio consenso. Se non ricordo male, l'anno scorso avevamo anche sostenuto un'iniziativa per un corso di chitarra all'interno della scuola a Scialoia, dove oltretutto facevano pagare il corso. Che cosa c'è? Facevano pagare il corso. Grazie consigliere Maccario, capogruppo alla terza. Grazie presidente. Per quanto riguarda, diciamo, alcune cose che sono state dette, nel senso, allora, il fatto che sia stato messo un volantino mi sembra addirittura dello stesso livello, se non meno peggio, di quanto i giornali di zona in genere pubblicano le delibere che noi dobbiamo ancora fare. Per quanto riguarda il pagamento, visto, io ho letto anche, diciamo, altre traduzioni, però ad esempio, allora intanto su una delle traduzioni la storia del imparare a memoria il Corano non mi era sembrato ci fosse, quindi non è, diciamo, qualcosa di certo a questo punto. Quell'altra che ho letto prima. In più, la questione dei prezzi modici,
Guardate che siamo nello stesso caso di quando chi partecipa a un'iniziativa magari paga una quota associativa perché insomma l'associazione in qualche modo deve stare in piedi. E poi quello che volevo ricordare un po' a chi si scatena, a chi insomma trova scandaloso che la religione venga insegnata. Ora il problema è che si trova scandaloso solo se la religione è diversa da quella che si, in cui si crede. Bambini di 4 anni, fai girare il cervello, e bambini di 4 anni a memoria. Per cortesia, consiglieri, lasciate intervenire, abbiamo ascoltato fino adesso ciascun consigliere, quindi anche il consigliere Tagliabue. Io sono contentissimo di questa sua interruzione, perché in effetti a questo punto anche, neanche i bambini di 5, neanche di 6, neanche di 10, la religione la si dovrebbe insegnare a 40 anni, non a, a quell'età, per cui... Questo perché non passa la verità? Vota contro prima, sì, per cui vota contro se proprio si vuole. Vota contro. Beh, la mia tolleranza invece, a differenza della vostra, per gli altri, porta intanto comunque... nonostante le mie le convinzioni personali, a permettere che i miei figli seguano l'ora di religione e seguano il catechismo. Altrettanto io vorrei fare anche per chi non è della mia religione. Grazie. Noi vogliamo capire cosa fanno. Consigliere Legramanti, per cortesia moderiamo i termini. Una grazie. Volta che consigliere Legramanti. Va bene, ma devi chiarire cosa fai per permettere di capire. Tutti vogliono fare una piccola analisi cosa si fa? Insomma, dell'atteggiamento che questa maggioranza sta tenendo sulla questione. Parto dalla discussione che c'è stata in commissione, nel quale personalmente ho chiesto dei chiarimenti alla Presidente in merito appunto a cosa si stava andando a svolgere. Non avevamo ancora la traduzione del volantino arabo che ci è stata presentata dal Lega Nord. Io ho chiesto semplicemente dei chiarimenti sul tipo di corsi, sulle motivazioni soprattutto di andare a fare certi, insomma, certi interventi direi scolastici senza apparentemente nessun motivo. La Presidente del Consiglio mi ha interrotto più volte durante il mio intervento cercando di appunto, togliermi più volte la parola e due consiglieri di maggioranza mi hanno insultato ripetutamente dando anche in escandescenza abbastanza apparentemente senza motivi. Io non capisco se o perché questa cosa, questa scuola di lingua araba, che di lingua araba non è, perché voi avete così tanta paura a dirci che è una scuola di Corano, che è una scuola coranica, dove ai bambini di 4 anni appunto viene insegnato a memoria il Corano. Io non capisco se tutta questa tolleranza, apparentemente non c'è nessun problema ad insegnare questa cosa, non capisco perché non lo dichiariamo e diciamo qui si fa una scuola araba dove insegniamo il Corano. Perché? Perché non si fa? Forse perché si vuole, diciamo, coprire una situazione che evidentemente non è possibile, ma anche a livello di norme. Io potrei portare anche, porto anche un altro esempio che è successo a Milano, sulla la moschea di Via Maderna, che un'associazione di turchi ha acquistato un garage solo per appunto attività loro. Dopo un po' di giorni un cittadino ha mandato delle foto ai giornali facendo vedere che c'erano dei minareti e delle cupole. Allora, alla risposta della De Cesaris, è stata che quello non era possibile, perché lì non potevano esserci attività del genere e il comune non aveva dato quel luogo per attività di culto. Intanto lì questi continuano ad agire indisturbati. Io personalmente mi sono recato anche sul posto e ho visto cosa avviene. Ho fatto delle foto e mi è stato intimato di cancellarle. Io continuo a chiedere un po' di chiarezza in queste questioni, poi possiamo discuterne se è giusto o sbagliato, ma almeno diciamo chiaramente che in questi spazi andiamo a dare dei permessi a delle aule gratuite a una scuola araba, una scuola di Corano, che non fa solo attività, diciamo, didattica, ma fa attività religiosa, fa attività, diciamo, di culto e di confessionale. Grazie. Bravo. Consigliere Mauri.
Sì, vorrei rimanere proprio sulla deriva. Il punto principale credo che sia quello che è un corso che debba avere il riconoscimento, cioè aspiri a essere riconosciuto come curriculum del paese in Egitto. Dovrebbero essere anche contenti, perché vuol dire che qualcuno ha proprio intenzione di tornare a casa sua. Scusa quella. No, qui c'è scritto così. Stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di un corso in lingua araba che rispecchia i parametri scolastici dell'Egitto. Allora, dicendo che è una scuola coranica, mi spiace, non voglio fare il sapientino, ma state errando, perché la scuola coranica è la madrassa. Qui non c'è scritto che è una madrassa, dovreste informarvi, cercare di capire cosa vuol dire madrassa e cosa vuol dire corso istituzionale scolastico in un paese arabo. Sì, insegnano il Corano. Il quale ovviamente, essendo un paese arabo, insegnano il Corano, ma la madrassa è un'altra cosa, non cerchiamo di... E le lettere profetiche, dai! Allora, per cortesia, consigliere Belli è intervenuto, anche superando il tempo limite, lascia intervenire anche il consigliere Mauri. Ecco, quindi, se vogliamo mischiare le carte, le mischiamo, però cerchiamo di essere perlomeno onesti, intellettualmente onesti, e sapere di cosa stiamo parlando. Allora, non è una scuola coranica, perché non è una madrassa. Tutti i paesi arabi insegnano il Corano, sicuramente, come da noi insegnano l'ora di religione. Il problema è che le vostre osservazioni sono su come viene insegnato il Corano. Ecco, questo io credo che dal punto di vista della libertà religiosa vada al di là. Perché voi, scusate, calmi ragazzi, non sappiamo neanche se, se mi fate concludere il discorso. In questo caso voi state semplicemente facendo delle critiche su come viene insegnata la religione da parte di altri. Non credo che sia compito del Consiglio di zona stabilire se a 4 anni sia giusto o sbagliato, o se il metodo di apprendimento e di ripetizione del Corano, che viene fatto mandando la memoria, perché vorrei ricordarvi che l'arabo è la lingua del Corano, ma il paese più musulmano del mondo è l'Indonesia, che ha 180 milioni di abitanti e non parlano l'arabo, però il Corano purtroppo è scritto in arabo, purtroppo. Il Corano è scritto in arabo e per saperlo devi mandarlo a memoria, magari non ci capisci niente, queste sono osservazioni nostre. Entriamo nel merito di qualcosa che non compete al Consiglio di zona. Primo. Secondo, il discorso che loro hanno chiesto l'utilizzo delle aule, direi che è come una qualsiasi altra iniziativa, che tant'è vero che il Consiglio Istituto ha deciso di concedere l'utilizzo delle aule. Quindi non vedo niente di male da questo punto di vista, nel merito di quello che possono insegnare. Direi che la geometria e la matematica sono state purtroppo, dal vostro punto di vista, sono state introdotte in Europa dagli arabi. Per cui direi che tutto sommato si conclude un ciclo. Si conclude un ciclo. Quando uno non ha argomentazioni dialettiche, ovviamente interviene. Ma dove stai dicendo? Quello che è allora, scusi consigliere Mauri, consigliere Belli e capogruppo Perego, siamo stati in religioso silenzio quasi, ascoltando le vostre legittime osservazioni. Ugualmente vorrei ascoltare il consigliere Mauri e poi il consigliere Ferrando senza le vostre continue interruzioni. Indica di non dialogare con noi, consigliere. Quindi, ritornando al punto della bomba, il discorso è le vostre osservazioni sono puramente strumentali, perché non avete neanche le conoscenze culturali per fare delle osservazioni puntuali sulla cosa. Perché il discorso... Ma ti sei dato dell'ignorante, ma sei fuori di testa, ma sei fuori! L'imam, voi non sapete niente cos'è l'imam e chi è l'imam? Ah, lo sai tu, lo sai. Certo, è quello che... L'imam è colui che conduce la preghiera, non è quello che, a differenza del nostro prete o del rabbino, può insegnarti e può dirti qual è l'ortodossia. Semplicemente è il primo che parla, è il primo che conduce la preghiera. Dovresti informarvi prima di avere una... cercare di controllare queste cose. La tua fortuna. Grazie.
quindi se domani tutte le vostre osservazioni sono pretestose, fate nel Maghreb, vai. Vai in Pakistan nella scuola coranica, vedi che colpa. Taglio più la barba, taglio. No, la barba, sta iniziando a farla crescere. No. Lasciamo intervenire il consigliere Ferrando, se volete terminare il dibattito all'esterno di quell'aula, di quest'aula, prego. Quell'aula, noi siamo all'esterno. Fuori dall'aula, grazie. Intanto ringrazio il professor Mauri per questa lezione di, dall'alto della sua cattedra. Ma quello che intendo dire, in realtà si distingue un po' da quello che hanno espresso i miei colleghi, nel senso che io personalmente sono felice se si insegna la religione, perché credo che in questa società ci sia bisogno di religione. E mi rallegro se questa maggioranza supera il proprio tabù della religione. Ciò che però trovo scorretto e su cui Mauri non ha risposto, anzi proseguendo in questa contraddizione, è che la relazione contiene delle vere esattezze, perché non è che Mauri può spiegare e difendere questa iniziativa leggendo la relazione e dicendo che la relazione il Vangelo, scusate il parolone, ma non riesce a dire. La relazione l'avete scritta voi e contiene inesattezze, perché questo è un corso che insegna la lingua utilizzando l'insegnamento della religione. È una madrassa, non è una madrassa, non interessa, però non contiene, non è un corso che l'apprendimento della lingua mette lezioni di storia, geografia, matematica, eccetera, in lingua originale, magari anche, però certamente pone come punto fondamentale l'insegnamento della religione. Da questo punto di vista mi chiedo come mai c'è stata questa reticenza a metterlo. Evidentemente c'è un elemento di cattiva coscienza di chi redige queste relazioni, di domanda lo metto, perché credo che sia l'unica motivazione plausibile. Da questo punto di vista io condivido in pieno dunque l'emendamento di Farise, che quantomeno mette giustizia e chiarezza in questa relazione. A quel punto anche il professor Mauri sarà contento di quello che poi andrà a dire la relazione. Io direi che diventa una delibera condivisibile nel momento in cui la mozione, l'emendamento di Parigi venga accettato, perché appunto dice le cose più come stanno, altrimenti anche il voto sarà contrario. Il che mi farebbe dispiacere, perché tornando al progetto iniziale non mi dispiace affatto che si insegni la religione. Mi viene da chiedere se ci fosse un'associazione che proponesse iniziative confessionali tipo cattolico in spazi fuori dall'ora di religione sancita dal concordato, come si porrebbe questa amministrazione. Però questo, così, è un mio cattivo pensiero che posso anche evitare. Sta di fatto che, ripeto, io sono d'accordo se viene portata la correttezza che è stata anche ben spiegata dal collega Reganaldi, e dunque sostengo l'emendamento Pari. Grazie. Consigliere capogruppo Cortese. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda questa cosa, io riscontro tre inesattezze, tre difficoltà. La prima è, partiamo dal pagamento del corso, che non, secondo me non è corretto in una scuola pubblica far pagare un corso partendo da bambini, come diceva Tagliabue giustamente, partendo da bambini di 4 anni. La seconda cosa che mi dà ancora più fastidio è la pubblicizzazione di questo corso ancora prima che il Consiglio lo deliberi. E questa è una cosa che riscontriamo spesso e volentieri. Però secondo me sarebbe opportuno ogni tanto darci un taglio, darci un freno, perché se continuano a pubblicizzare e gli diamo la possibilità di pubblicizzare cose
che noi ancora dobbiamo decidere, abbiate pazienza, lo ripeto, che ci stiamo a fare. La terza cosa è che se il consigliere Mauri, per carità, ha ragione, qui non viene, non si insegnerà il Corano in questi corsi, a questo punto penso che non sia una difficoltà per la maggioranza o per chi non è d'accordo inserire l'emendamento che è stato presentato con le parole esatte che vengono espresse nel volantino, e cioè la memorizzazione del Corano e i discorsi profetici per tutta l'età a iniziare da 4 anni. Perché è una cosa che è giusto che ognuno di noi si prenda le sue belle responsabilità. Se, una, se reputate che non si insegna il Corano, io penso non ci siano difficoltà a mettere un emendamento, a votare favorevolmente un emendamento, anche perché dimostrereste la correttezza assoluta di quanto è stato detto e di quanto si va a votare. Grazie. Consigliere Abbiate. Grazie Presidente. Grazie. Io vorrei entrare un po' nella, nella discussione tecnica della delibera. Anzitutto l'incipit della relazione che parla del laboratorio di lingua madre arabo, poi per fortuna quest'anno, a differenza di altre volte, si è precisato che non è solo un laboratorio, ma è bensì diventa una vera e propria scuola. E proprio su questo punto oserei andare a leggere gli orari, dalle 9 alle 15 due giorni, sabato e domenica, e dalle 9 alle 13 per invece chi sceglie la parte più tranquilla. La socialità dei bambini sarebbe carino magari sabato mattina, sabato pomeriggio, la domenica mattina, la sera giocare a calcio con i compagni, con gli amici, in maniera da poter fare gruppo, in maniera da poter essere integrati molto di più. E quindi io direi che magari questi orari sono anche un po' eccessivi. Dalle 9 alle 15 io personalmente gradirei, perché sono un gruppo in cammino, se la finisce Presidente magari. I consiglieri, capisco che è un tema su cui ci stiamo un po' soffermando e si pulisca le stesse cose, però lasciamo intervenire il consigliere Abbiati. Perché effettivamente io potrei dire qua nel volantino in solo arabo, che poi dopo già ho già detto tutti, volantino messo prima che noi potessimo votare questa delibera, come succede tante volte con tante altre cose, quando finisce su ABC tante volte qualche delibera in grande anticipo rispetto a quello che, a quello che appunto andiamo a votare, però questo volantino in arabo dice che potrebbe essere aperto a tutti. Beh, intanto che lo scrivi in arabo io non posso saperlo che è aperto a tutti. Io magari potrei voler andare a imparare l'arabo insieme agli altri, ma è scritto in arabo, se qualcuno me lo spiega come io possa capire questo volantino e quindi poi andare materialmente a fare questo corso. Però vabbè, per essere più sicuri, il mio collega Pellegrini ha voluto essere solerte e chiamare e ha chiesto informazioni, e ovviamente le informazioni non sono state date. Perché? Perché è un corso solo per loro. Però allora perché non si scrive che è solo ed esclusivamente per questi bambini? Io ritorno, secondo me, siccome mi ha interrotto prima il capogruppo Indovina, io sono convinto che sabato, la domenica mattina, dalle 9 alle 15, i bambini devono poter andare con gli altri compagni di scuola a giocare per poter integrarsi, perfetto, finché a quando avranno 18 anni, magari avranno veramente il sentore di avere la cittadinanza che gli date. Io non ce l'ho neanche adesso, ma questo è un dettaglio. Ora voglio leggervi un pezzo del principio di laicità sancito dalla Costituzione. Alla fine dice
Corte Costituzionale con la sentenza 203 del 1989, in base ad esso l'ordinamento italiano attribuisce valore e tutela alla religiosità umana come comportamento apprezzato nella soggettività e astrattezza, senza alcuna preferenza per qualsivoglia fede religiosa. Benissimo. La religione a scuola, da quando fu appunto cambiato tutto, non è più religione cattolica, ma era tutte le religioni, perché è vero che io ho seguito i corsi alle elementari e alle medie, come ha fatto il consigliere Maccario, ma attenzione, a me non insegnavano a leggere il Vangelo, insegnavano il Vangelo, insegnavano il Corano, se tutto ci insegnavano, perché da quando è stato fatto dalla Parì, o sono stato fortunato io, oppure è diventato così da quando Craxi, ha cambiato. Pertanto, invece in questa scuola qui si insegna specificamente il Corano, per cui cos'è? Allora la religione cattolica che è prevalente in questo paese viene assolutamente esclusa, ma viene dato invece favorevolmente, andando in contrasto col principio qua della Corte Costituzionale che dice senza alcuna preferenza per qualsivoglia fede religiosa. Invece qui c'è una preferenza perché il Corano viene insegnato a scuola e quindi la fede musulmana viene insegnata a scuola. Altri punti, perché sulla delibera qua, pur non essendo appunto dice riservate ai bambini non di lingua madre, dove c'è la modifica, anche nello scorso anno non ha avuto iscritti che non fossero di lingua madre araba. Per forza, se la pubblicizzazione è in arabo, io voglio sapere come si fa. Inoltre, la cooperativa sociale di Apodo si impegna a seguire e monitorare l'iniziativa connettendola a tutte le attività di inclusione sociale. Riprendo quei 30 secondi che mi metterò sul capolino e finisco. La cooperativa l'anno scorso vorrei sapere esattamente ha detto, ha dato risultati o solo ha detto sì, qualcuno ha fatto il corso, qualcuno ha fatto il documento. Inoltre, considerato la realtà della detta iniziativa non è gratuita, per tutti questi problemi che ho enunciato chiedo il ritiro della delibera. Grazie. Prima di dare la parola al consigliere La Terza, che è già intervenuto. Volevo fare un intervento con alcune sottolineature, partendo dal presupposto che credo di non poter essere accusata di avere qualche tabù rispetto, per esempio, alla religione cattolica. Per chi mi conosce sa che, diciamo così, non ho tabù in generale rispetto a nessuna religione e tanto più rispetto alla, cioè io ugualmente, no, tanto più rispetto alla religione cattolica. Allora, io credo che ognuno di noi, come è accaduto in quest'aula, come sempre possa esprimere, ci mancherebbe altro, la propria opinione, ma diciamo io resto sempre abbastanza sconcertata quando si usano parole forti tipo scorrettezza, irregolarità. Lo dico come primo punto perché soprattutto le persone che hanno citato questi termini, con cui ho avuto modo di dialogare in maniera abbastanza veemente, devo dire, anche la scorsa settimana, sanno, perché diciamo gliel'ho spiegato separatamente, quindi però credo che sia importante anche spiegarlo a tutta l'aula, che se ne dica non c'è stato nessun tipo di irregolarità. E quindi mi soffermo, perché credo che sia importante, su questo piccolo aspetto che può apparire solo formale, ma talvolta può essere anche sostanziale quando si usano questi termini all'interno di un'aula consigliare. La prassi è la seguente: quando viene fatta richiesta da parte di qualsivoglia associazione per l'utilizzo delle aule piuttosto che di altri spazi, ma in particolare delle aule, viene raccolto tutto l'incartamento che viene valutato e visionato da una persona che si occupa, quindi non dai consiglieri, non dai presidenti, da una persona che si occupa tra le altre tante cose anche di visionare l'incartamento per la concessione di utilizzo, quindi di locali scolastici, e raccoglie tutto l'incartamento. Quando tutto è pronto viene inviato al presidente della commissione competente. Durante, e per questo quindi viene poi portato in commissione. E così è stato fatto. Nel momento in cui siamo venuti a conoscenza, a seguito di una telefonata della dirigente, la quale a suo tempo aveva firmato la richiesta, adducendo e spiegando che il Consiglio d'Istituto aveva fornito parere positivo,
Io e chiunque altro non mette e mai metterà in dubbio una dichiarazione di dirigente, perché non ho nessun titolo di valutare se vi è un errore formale o quant'altro, io vedo una firma e prendo atto di quanto avviene. Nel momento in cui la dirigente ha telefonato, poi ha scritto dicendo che appunto per un mero errore materiale era stata inserita anche quella attività che in effetti non era stata valutata, ma che sarebbe stata valutata nel consiglio successivo, vado a memoria, mi sembra quello del 15, comunque nel documento che agli atti viene definita bene la data in cui sarebbe stato trattato l'argomento, la delibera è stata stralciata, quindi non si venga a dire che non c'è stata correttezza. La correttezza non sarebbe stata se noi, nonostante questa comunicazione, avessimo mantenuto il punto iscritto all'ordine del giorno, cosa che non è stata fatta. Dopodiché, io sono sempre una persona generalmente molto tollerante, mi dà un po' fastidio l'ipocrisia, cioè nel momento in cui uno non è d'accordo, mi permetto di usare un termine magari forte, non è d'accordo su la realizzazione di un corso di questo genere, siamo fortunatamente in un paese libero, lo dica senza addurre però motivazioni che talvolta lasciano un po' il tempo che trovano, e poi cerco di essere sintetica, ma mi soffermo su quelle che sono le motivazioni che mi sembrano francamente un po' con poco fondamento. Per quanto riguarda la questione dell'associazione Diapason, l'associazione Diapason, che voi tutti conoscete, che noi tutti conosciamo, fa attività con i ragazzi, con i bambini delle elementari e delle medie, sostegno allo studio, sostegno ai compiti, anche ai bambini che frequentano quella scuola, e che frequentano quindi le nostre scuole, fanno la scuola italiana durante la mattina, e poi in quei giorni che sono indicati in delibera si fanno invece la scuola di lingua araba. Non vedo quindi dove sia il contrasto, sono loro titolari della richiesta. Chiaramente l'insegnamento poi è affidato a due persone, due adulti, due genitori che insegnano appunto la lingua.